Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Toti. Eccolo. Ecco. Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, 13 presenti, quindi possiamo aprire, ci sono 11 assenti più la Presidente, ci sono due giustificati che sono Gugliotta Francesco e Gunnella Alessandro, quindi possiamo iniziare la seduta. Vorrei ricordare che al primo punto dell'ordine dei lavori di oggi era prevista l'interrogazione numero 51, a firma dei consiglieri Biondo, Vitrotti, Ciancio e Gugliotta, avente ad oggetto intimidazioni di Forza Nuova e rimozione manifesti abusivi. L'assessore era ben disponibile, è stato qui fino a un minuto fa, il problema è che non ci sono gli interroganti, quindi applicherei il regolamento e rimandare l'interrogazione alla seduta successiva. Perché? Perché vero è che si potrebbe anche rimodulare l'ordine del giorno, ma vorrei ricordare che oggi è in discussione il bilancio e il bilancio si sa quando inizia la seduta, non si sa quando finisce, quindi tenere qui impegnato l'assessore per ore che non conosciamo, non sappiamo, e non farlo muovere dal municipio magari altri impegni, non potendo prevedere la fine della discussione sul bilancio e l'approvazione, io direi che mi sembra più logico e sensato rimandare ad una seduta successiva da concordare in capigruppo. Quindi iniziamo subito la seduta e ringrazio l'ufficio consiglio, devo nominare gli scrutatori che oggi saranno il consigliere Candigliota, il consigliere Principato e il consigliere Carlone. Perdonatemi, devo silenziare. Mea culpa, silenzio subito. E chiedo a tutti di fare lo stesso perché magari qualcuno indisciplinato oggi come me c'è o semplicemente che dimentica, quindi perdonatemi ancora una volta, iniziamo subito. Il punto quindi in discussione oggi è l'espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta numero 111 del 2017, bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e piano degli investimenti 2018-2020, decreto della giunta capitolina numero 49 del 22 novembre del 2017. Ricordo a tutti che la seduta, la chiusura è prevista per le ore 16, vedremo durante la seduta se sarà necessario o meno poi posporre la chiusura. Allora, lascio la parola ad un relatore. Sì. Allora, sono stati presentati
24 ordini del giorno e nessun emendamento sulla delibera, quindi ricordo ci sarà discussione generale, così ricapitoliamo un po' come si svolge oggi la seduta. Ci sarà discussione generale, all'inizio il relatore, poi può intervenire l'assessore, possono intervenire tutti i consiglieri. A fine della discussione generale si apre la discussione degli ordini del giorno. Ci sono 3 minuti di presentazione da parte di un relatore e ci sono 3 minuti per gruppo per una dichiarazione di voto. Prima della votazione, da articolo 70 del nostro regolamento municipale, possono avere di nuovo la parola il relatore e il presidente del municipio o un assessore. Dopodiché si procede dichiarazione di voto sulla delibera e si procede alla votazione. Quindi questo è lo schema da regolamento della seduta di oggi. Apriamo quindi con il relatore. Consigliere Pompei, comincia lei. Grazie, buongiorno. Grazie Presidente, buongiorno. Io quello che posso fare è soltanto fare un piccolo riassunto delle puntate precedenti, cioè quello che... come è successo già nel 2016, quello che si ripete quest'anno. Questa proposta di bilancio, questa previsione che ci viene dal municipio, ci viene così senza un'adeguata preventiva interlocuzione con la struttura centrale. Abbiamo avuto pochissimo tempo, ai sensi del regolamento della contabilità abbiamo avuto soltanto 10 giorni di tempo, 10 giorni che poi si sono ridotti di fatto ad una settimana. Una settimana dove abbiamo sì esaminato le esigenze, anche se tutto sommato non è che il documento che ci viene è un documento che è stato, non elaborato, soltanto, ecco, ripeto, è stato elaborato senza quella interlocuzione che forse sarebbe stata necessaria, che senza dubbio è necessaria e sul cui procedimento di emanazione bisognerebbe forse avere un attimo di riflessione. Arrivato, abbiamo esaminato e tutto sommato molto rapidamente, perché di fatto c'era rimasta soltanto una settimana di tempo, questa era la verità, abbiamo convocato le commissioni congiunte, l'abbiamo letto e alla fine quello che potevamo fare, dato il lavoro già fatto così come prospettato, quello che abbiamo dovuto fare è soltanto tentare di fare alcune annotazioni a quelle che erano le previsioni numeriche per le singole voci e consacrarle in una proposta di delibera che è favorevole, con quelle annotazioni che la struttura centrale speriamo accolga integralmente. Tutto qui, altro non penso che tutto sommato sarà il competente assessore che ci potrà dare una illustrazione quantitativa per i singoli capitoli di spesa e quindi dare una elencazione esaustiva di quello che è il contenuto del bilancio. Grazie Presidente. Lascio la parola all'assessore per la sua relazione sul bilancio. Siamo. Buongiorno a tutti. Allora, io volevo iniziare questa relazione sul bilancio non soltanto enunciando dei numeri che possono essere freddi e vuoti, ma cercando di spiegare effettivamente cosa quei numeri rappresentano e qual è stato prima e quale sarà anche l'indirizzo politico che questa amministrazione vorrà dare nella spesa di quei fondi, di quelle risorse. È molto importante. Di fatto il bilancio, come penso che sappiate già, è fondamentale per una gestione corretta del bilancio effettuare una specifica programmazione. Una programmazione ti consente di mettere a frutto e di efficientare le risorse che sono disponibili ed è per questo che noi, invece di parlare subito di numeri, voglio specificare qual è stata la programmazione di quest'anno, perché poi effettivamente si riverbererà successivamente nell'anno successivo, perché si comincia da un anno per programmare successivamente gli altri, se no non è possibile mettere a frutto le risorse. In passato, diciamo, in questo anno, nel 2017, noi abbiamo dato una concentrazione, ci siamo diretti sotto
lungo tre direttrici, privilegiando tre aree di intervento. Certamente sono, in primo, è il sociale. L'altra area è stata la scuola e l'altra area è stata la sicurezza stradale con piccoli interventi di riqualificazione di aree un po' degradate, diciamo. Sul sociale, diciamo che il sociale la fa da padrone in questo bilancio, nel bilancio precedente e anche in questo bilancio. Parliamo di oltre 20 milioni di euro soltanto per il sociale e quindi rappresenta sostanzialmente circa l'80 o anche forse di più, l'80% del bilancio. Voglio dare alcuni numeri tanto per dare un po' l'idea. Noi col bilancio municipale diciamo teniamo in carico oltre 4.000 utenti, 4.000 utenti che dipendono sostanzialmente dai fondi, dalle risorse municipali per dei servizi che sono fondamentali per loro. Posso fare alcuni numeri, per esempio sull'assistenza dei disabili adulti siamo oltre le 600 persone, sul SISMIF oltre le 50, quindi i bambini, e sugli anziani oltre i 400. Noi abbiamo proceduto in questo anno a cercare di favorire un po' quelle categorie che risultano essere un po' più svantaggiate. Nello specifico ci siamo indirizzati verso gli anziani e i bambini, quelli che sono disabili nelle scuole che necessitano dell'assistente educativo culturale, quindi i famosi AEC. Questi sono stati le due principali categorie che noi abbiamo avuto privilegiare in questo anno passato e che continueremo a fare nell'anno successivo. Ecco perché è importante collegare il bilancio precedente con il bilancio successivo. Voglio dire alcuni numeri. Sul SAISA, quindi sull'assistenza domiciliare degli anziani, noi abbiamo, con risorse già presenti, abbattuto le liste d'attesa di oltre il 55%. Non è un qualcosa che può passare un po' inosservato, stiamo parlando di fatto di oltre 80 persone che erano in attesa dell'assistenza fin anche alcuni dal 2005, quindi dal 2005 l'amministrazione non era in grado di dare risposte e noi l'abbiamo voluti dare, quindi quella è stata una direttrice. Voglio sottolineare il fatto che questo abbassamento e abbattimento delle liste d'attesa trovano copertura, ed è fondamentale, anche nel bilancio del 2018. Quindi nessun rischio corre il bilancio municipale per l'abbattimento di questa lista d'attesa. L'altro punto fondamentale sul sociale sono sui bambini, come dicevo, sugli AEC. L'AEC è un servizio molto importante perché ricade nel diritto allo studio dei bambini e che deve essere garantito. E la tendenza negli anni è quella di un accrescimento esponenziale. Noi siamo passati dall'anno 2017 da 485 bambini a dover garantire l'assistenza oggi a 524. Sono 524 bambini disabili nelle scuole che hanno diritto all'assistenza. Appena entrati siamo diciamo l'anno scorso noi abbiamo visto che erano, diciamo, le ore con cui veniva data settimanalmente questa assistenza erano un po' pochine. Ci abbiamo trovato, diciamo, circa 8 ore. È chiaro che noi vorremmo dare molto di più. Quello che abbiamo fatto è stato incrementare le ore, portando minimo a 10 ore a tutti i bambini, quindi a 524 bambini. E si sta valutando, ed è in itinere, un'integrazione successiva per quei bambini invece che hanno particolari gravità e quindi necessitano di una maggiore assistenza di ore. Arriveremo sicuramente a 12.50 e per quanto riguarda quelli più gravi qualcuno arriverà anche a 15. Questo è anche l'indirizzo. Ecco, queste cose su cui noi siamo intervenuti, abbiamo programmato nell'anno in corso, si riverberanno anche nel 2018, perché la copertura per il 2018 c'è anche per l'integrazione di queste ore. In ultimo, sul sociale, quindi, abbiamo provveduto anche a dei progetti un po' innovativi. Mi viene in mente il Gate 7, per esempio, che è un progetto che riguarda i nuclei familiari in casa famiglia, quindi mamma con bambini al seguito, che verranno destinati in alcuni beni
confiscati alla mafia, che verranno appositamente ristrutturati e concessi tramite bando pubblico a questi nuclei familiari, con l'assistenza di una cooperativa che è in grado di dare loro un servizio, un'assistenza psicologica, educativa, eccetera. Questi sono le tre direttrici verso cui noi siamo andati sul sociale, e questo si riverbera appunto sul 2018 perché sono già tutti coperti. La differenza sostanziale, anche mi preme sottolineare, che in passato molto spesso all'inizio del bilancio, quindi nel progetto di bilancio di ogni anno, non erano quasi mai coperti tutti i servizi sociali, e questo era inficiava molto la programmazione, perché si stava sempre con l'ansia: ma chissà se arriveranno sti soldi. Beh, il passo successivo, quello nostro, è stato quello di garantire almeno che tutti i servizi che oggi sono in essere siano coperti per l'anno successivo, e qui è avvenuto. Ecco perché appunto è importante parlare dell'anno precedente e dell'anno successivo. L'altra area di intervento su cui siamo andati, quindi ad oggi abbiamo quasi 21 milioni sul sociale, abbiamo un'integrazione rispetto al 2017 deliberato, cioè quindi all'inizio del 2017, di oltre 1 milione di euro, mentre un'integrazione rispetto all'attuale, quello che è oggi, di circa 600.000 euro col 2018. L'altra area su cui siamo intervenuti sono state le scuole. E la scuola, non si può far finta di nulla, le scuole sono, l'edilizia scolastica soprattutto, è in una situazione molto critica, ed è per questo che oltre agli 8 progetti regionali che sono stati finanziati dalla regione sulla manutenzione straordinaria di 8 scuole, su cui il 95%, voglio dare anche delle informazioni, su cui il 95% dei lavori è già stato completato, ci saranno altre 10 scuole finanziate dal Comune di Roma per l'adeguamento all'antincendio. Posso dirne alcune: le scuole su via Lemonia, su Nobilione, Amantea, su Pontelinari, La Cagliero, a Quarto Miglio. Ci sono 10 scuole che usufruiranno di questi finanziamenti e che nel 2018 vedranno la partenza dei lavori. Stiamo parlando di 3 milioni e 200 mila euro che andranno a gestire un po', a porre un rimedio alla carenza che esiste sull'edilizia scolastica. Però noi cosa abbiamo fatto? Siamo andati abbastanza oltre, abbiamo programmato e abbiamo elaborato un accordo quadro da circa 1.800.000 euro che verrà destinato alle scuole, già è operativo e che prevederà più anni di intervento, un accordo quadro triennale. Ed oggi sono già stati fatti alcuni interventi importanti, oltre alla minuteria che diciamo ordinaria, sono state fatte delle impermeabilizzazioni, soprattutto all'Acqua Simodo, alla Danegri si interverrà, anche a Via Tropea sulla palestra si interverrà, e una serie di interventi che poi vedranno la luce anche nel 2018. È importante dire che tutti i fondi stanziati nel 2018 sono già, diciamo, virtualmente impegnati da questo accordo quadro, che consentirà immediatamente l'intervento nelle scuole. Si può dire quasi raddoppiando la capacità di intervento degli anni passati, perché ce ne sono due società, due imprese che hanno una valenza di oltre 1.800.000 euro. Diciamo che rispetto al 2017, il 2018 ha visto sulle scuole un incremento di quasi 1 milione di euro dal deliberato, mentre dall'attuale stiamo parlando di oltre 280.000 euro. Quindi c'è stato il passaggio, un qualcosa in più. E comunque ci tengo a dire che la programmazione ci consente di programmare qualsiasi cosa e di intervenire già immediatamente da gennaio. L'altra area di intervento, come dicevo, riguarda la sicurezza stradale e le riqualificazioni. Diciamo che probabilmente le strade sono quelle che hanno più visibilità anche per i cittadini, ma non sono, come ho descritto prima, non è stato solo sulla strada che noi siamo intervenuti, ma anche sulle altre cose che ho appena detto. Sulla sicurezza stradale noi abbiamo rifatto ad esempio più di 20 strade, ultimamente sono state fatte via Cervetere, via di Sette Miglia si sta facendo, via Sette Metri, è stata fatta via Rovelando Vignali, via Mestre, comunque una serie di interventi sulla sicurezza stradale. Siamo intervenuti e stiamo intervenendo anche sui marciapiedi. E siamo riusciti anche a trovare la possibilità di intervenire anche sulle voragini che attanagliano il nostro territorio, in primis la voragine di via Nocera Umbre e anche altre piccole voragini che si possono aprire e che si sono aperte ultimamente. In più
Chiaramente interverremo anche, troveremo i fondi, ci sono i fondi anche nel 2018 per intervenire anche sulle strade private aperte al pubblico. Questa è una novità importante. Le strade private aperte al pubblico, sebbene si dica siano private, molto spesso la valenza pubblica è molto più alta della valenza privata. Possono essere, sono strade aperte dove passano gli autobus, dove ci sono delle scuole, dove sono aree ad alta concentrazione commerciale e turistica. L'amministrazione non può far finta di niente, nascondendosi dietro è privata, ma ha un valore sostanzialmente pubblico, tant'è che è stata riconosciuta la responsabilità anche ultimamente dalla Corte di Cassazione, e per questo noi interverremo anche sulle strade private aperte al pubblico, che garantiscono quelle caratteristiche di ampia rilevanza pubblica. Abbiamo poi programmato degli interventi su riqualificazione. Voglio dire che riqualificheremo due piazze, e sono già in precinto. Ci sarà un'area pedonale nuova realizzata dal municipio, e ci saranno almeno due o tre marciapiedi nuovi, perché diamo la sicurezza stradale con l'abbattimento delle barriere architettoniche, e poi interverremo per quanto è possibile sulla segnaletica stradale, attenzionando soprattutto i plessi scolastici. Questo è quello che noi abbiamo programmato, e questo è quello che si riverbererà poi sul 2018, in quanto tutto questo e anche oltre è stato già coperto. Noi abbiamo fatto il primo municipio di Roma, quindi noi, non il primo municipio, è riuscito a fare un accordo quadro da circa 8 milioni e 700 mila euro, una gara aperta preparata dagli uffici municipali e bandita dal SIMU, perché così dice la delibera, per la manutenzione ordinaria delle strade, un accordo triennale. Ciò vuol dire che noi saremo in grado di intervenire automaticamente, senza dover correre con bandi fatti all'ultimo minuto, per i successivi tre anni. Stiamo parlando di quasi 9 milioni di euro. Interverremo sia sulla sorveglianza, sia sui marciapiedi, sia sul rifacimento delle strade. E questo è una vittoria anche programmatica, che ci vogliamo apporre anche come sul petto, perché è un qualcosa di importante, perché ci consente di intervenire. Nel 2018 quindi ci saranno tutti questi interventi, saranno coperti. Sostanzialmente sulla manutenzione stradale i fondi sono simili rispetto al 2017, quindi purtroppo non c'è stato un incremento, sebbene sulle osservazioni ho visto che la Commissione le ha richieste. Interverremo soprattutto anche sulla mobilità, per fluidificare anche i flussi ed eliminare per quanto possibile nel nostro piccolo il traffico di alcune aree. Questa è la questione, la programmazione fatta nel 2017 che si riverbera nel 2018 con garanzia della copertura dei fondi. Tuttavia, oltre a questo, nel 2018 poi ci saranno interventi anche sui mercati. Ricordo l'intervento di riqualificazione sul mercato di Quarto Miglio e l'intervento di una parte di messa in sicurezza del mercato Metronio. Questi sono due mercati, stiamo parlando di 500 mila euro che troveranno troveranno gli interventi nel 2018. Ma oltre a tutto questo, oltre quindi a continuare sulle tre aree di intervento su cui abbiamo programmato nel 2017, ci saranno ulteriori aree di intervento per il 2018 che trovano già copertura. Mi rifaccio per esempio al decoro. Il decoro, che può essere diviso, almeno noi l'abbiamo diviso concettualmente, tra verde e bonifiche, diciamo, di una serie di questioni, come anche lotta all'abusivismo. Io lo considero anche decoro su questo, abusivismo sia commerciale che edilizio. Noi abbiamo sul verde, abbiamo già fatto un accordo quadro e quindi l'operatività immediata nel 2018 244 mila euro, ricordo che nel 2017 ce n'erano 80. Abbiamo già proceduto a riqualificare alcune aree, come ad esempio quell'area di via Martini dietro qui a Cinecittà Est, che vi posso dire era quasi una giungla, e quindi è stata rimessa quasi a nuovo, hanno quasi finito i lavori, ma ce ne saranno altre. Diciamo che noi parallelamente siamo intervenuti anche sul chiedere il decentramento di alcune aree verdi,
che erano in capo al Dipartimento Ambiente, ma che trovava difficoltà lo stesso ad intervenire e a manutenerle, e le abbiamo ottenute, sono 12 aree, e in più ci siamo presi l'onere, vogliamo prenderci l'onere di alcune aree verdi che sono di fatto abbandonate, ma che sono comunque pubbliche, non possiamo far finta di niente, quindi di quelli noi ce ne prenderemo carico e nel 2018 interverremo per garantire quantomeno una decenza. Non siamo in grado di garantire un livello elevatissimo come possiamo ancora trovare nelle città europee, nelle altre capitali europee, però possiamo garantire almeno la decenza, che è quello che fino ad oggi non c'è stato. L'altro sulla bonifica, quindi oggi abbiamo 244.000 euro sul verde. L'altro è sempre sul decoro, sono le bonifiche. Le bonifiche e la lotta all'abusivismo, abbiamo 150.000 euro per intervenire sulle bonifiche di alcune aree, noi stiamo intervenendo anche sulle scuole, bonificare le scuole e altri interventi di lotta all'abusivismo commerciale ed edilizio. Un'altra... Assessore, sì, prego. Mi permetta, so che è tema bilancio, quindi mi sono consultata anche con l'ufficio consiglio del direttore, le possiamo anche lasciare un po' più di tempo, però le chiediamo di poi di avviarsi a conclusione, perché le stiamo dando abbastanza tempo. Voglio sentire anche, insomma, è molto importante, lo so per questo motivo io mi sono consultata col direttore, se no avrei già interrotto. Grazie. Andiamo avanti, ne mancano due cose ed è finito. Perché stiamo. Un ulteriore intervento oltre al decoro riguarderà gli edifici pubblici, quindi anche le sedi. Noi abbiamo anche lì fatto un accordo quadro di oltre 400.000 euro l'anno, che potrà essere utilizzato operativo già da gennaio. Noi già stiamo intervenendo su alcune manutenzioni degli edifici. Molto importante sarà l'utilizzo dei beni confiscati, un qualcosa su cui noi vogliamo attenzionare molto, molto, molto fortemente, in quanto vogliamo recuperare quei beni che sono ormai della società e devono essere valorizzati. Sugli immobili noi come piano investimenti abbiamo 1 milione di euro in più e procederemo ad una riqualificazione e valorizzazione dei beni che noi abbiamo già come municipio. Questa è l'attività che faremo sugli edifici pubblici. E poi mi avvio alla conclusione, ricordo che c'è anche la cultura che è stata rifinanziata, ci saranno delle osservazioni, ho visto anche su quello, la Commissione ha fatto delle osservazioni anche su quello. Molto importante, voglio dire, sarà la progettazione. La progettazione di nuovi interventi è fondamentale con le nuove norme contabili e con il nuovo codice degli appalti, anche perché queste due normative nazionali danno dei tempi molto stringenti e molto spesso è molto più efficiente dare in esterno una progettazione, perché altrimenti internamente non saremmo in grado, visto la carenza di personale, di progettare tutto e mettere a regime tutta la potenzialità delle risorse che il Comune di Roma potrebbe darci, e quindi andrebbe a svantaggio del territorio. Quindi è molto importante. Io ho voluto dare una panoramica generale sugli interventi di natura anche di scelte politiche oltre che di numeri, perché è di questo che si parla, i numeri freddi non servono. Io volevo comunque, innanzitutto, ho visto che volevo ringraziare i consiglieri tutti, perché non ci sono quegli atteggiamenti di ostruzionismo e quindi la presentazione di 500 emendamenti, 500 osservazioni, ma si è voluto dare, ognuno nel suo diritto di fare ordini del giorno e osservazione, si è voluto dare una sorta di serietà, e si vede questa serietà anche nel numero presentato, 24, e volevo ringraziare tutto il Consiglio per questo. In più volevo infine esortarvi anche come Consiglio ad approfondire l'argomento del decentramento. È fondamentale, io considero il decentramento l'unica vera soluzione funzionale per Roma. E so e sono certo che questo è un argomento che troverà accordo unanime in tutto il Consiglio, quindi vi esorto a prendere questo argomento in commissione e di snocciolarlo e arrivare ad una risoluzione del Consiglio importante, che mi possa dare anche la forza a me di andare al centro sbattendo i pugni sul tavolo e dicendo: vogliamo che Roma possa avere un decentramento funzionale reale. Grazie.
Interventi. Io vi ricordo che ho ricevuto la richiesta, come d'articolo 61,2, di parlare 30 minuti da parte del consigliere Giuliano ed è concessa. Allora, chi interviene adesso? Non vedo mani. Giuliano, se non ci sono mani... Grazie Presidente. Ho sentito in modo molto interessato l'intervento dell'assessore, del vicepresidente, quindi delega al bilancio, che ha fatto un riepilogo ovviamente dei lavori effettuati in questi giorni, anche dalle commissioni. Ha fatto anche un quadro abbastanza esaustivo fra quello che era il bilancio 2017 e quello che sarà il 2018. Ha messo in evidenza in modo intelligente, questo devo dire, le variazioni, no, positive, ovvio, questo era lo scopo, far capire quello che c'era, la differenza che consiste e che c'è tra il 2017 e il 2018 e sugli interventi, i settori dove si è potuto agire. Mi ha anche interessato il tono di voce con cui l'ha detto, che significa una convinzione, e quindi sembra che tutto questo possa essere positivo, sembra che tutto questo stia già nel cassetto, già pronto, no? Invece lei sa benissimo, assessore, che non è così, bisogna ancora lavorare. E questo ovviamente mette nella condizione quest'Aula di dover fare alcune riflessioni. Ora, per quanto riguarda il bilancio, uno potrebbe parlare per giorni, per settimane, per mesi, perché gli argomenti sono talmente tanti dove poter toccare, no, eventualmente delle corde sensibili. E potremmo fare, come si dice, uno showreel, utilizzo un sistema, una parola diciamo di cinema, uno showreel lungo, ok, dove poter mettere in evidenza numeri positivi, negativi, lavori effettuati, eccetera. Però io penso che, avendo visto qualche in quest'Aula qualche diciamo votazione di bilancio negli anni passati, trovo un minimo comune multiplo, un massimo comune denominatore, cioè dite voi come, qual è la, diciamo, la formula più giusta, che stiamo parlando sempre di un bilancio derivato. Ed è questo veramente, a me mi lascia veramente molto perplesso, mi lascia anche abbastanza nauseato del fatto che stiamo parlando di cose di altri. Io non lo so. Io confiderò molto nella, perché alcuni consiglieri che hanno esperienza ne hanno, insomma, da questa parte ne hanno le scatole piene come me. Confido molto nella nuova ventata che è stata dall'altra parte, nel capire se effettivamente si possa ancora andare avanti con un bilancio derivato. Si possa ancora andare avanti con un bilancio che non è, oltre ad essere derivato, la parola già fa capire tutto, ma che è impostato dal centro. Ora voi siete abbastanza intelligenti da capire che non è una questione politica, cioè non è di partiti che è politica, cioè non è che adesso lo fa 5 Stelle e prima non era così, era così, è sempre stato così, ma confido in questo slancio nuovo, ok, politico, di poter modificare questo percorso. Perché renderebbe effettivamente merito a un intervento che ha fatto il vicepresidente o qualunque altro vicepresidente che verrà successivamente dopo questa consigliatura, cioè renderebbe merito a un lavoro che effettivamente viene effettuato, ancorché dobbiamo dire che qui, no, i lavaggi che vengono fatti in lavatrice forse non rendono idea, qui si stringe troppo sempre il tempo.
per parlare di certe cose importanti. Siamo arrivati qui a 10 giorni, poi effettivamente ne abbiamo avuti 2-3 di giorni per poter parlare. Diventa un po' riduttivo, insomma, no? Però parleremo comunque di qualcosa che impostiamo noi, che imposteremmo noi, che vorremmo noi che fosse. Invece stiamo giocando, ora a noi un po' ci delude questo, a voi forse no perché è la prima consigliatura, ma stiamo ragionando di numeri messi lì a coprire le intenzioni, a coprire le volontà. Cioè, questo è l'assurdo, a coprire le intenzioni e le volontà positive di chi sta qui e cerca di dare un contributo al territorio. Beh, se questo fosse, insomma, il risultato, diventa veramente una cosa da gioco da bambini di 4-5 anni. Avete visto sulle scatole dei giochi è scritto no, più di 4 anni, più di 3 anni, insomma noi ci stiamo. Possiamo utilizzare questo strumento per giocare, ma è quello poi il fine, neanche non so se è utile dal punto di vista educativo, non lo so. Ma qualcuno sta pensando perché adesso sto matto del consigliere Giuliano sta a fare questo ragionamento? Perché io vedo lei, vicepresidente, ha questa espressione. E io lo faccio perché al di là di quello che potrei dire, che ho scritto 7-8 pagine, quindi non è che non mi mancano gli argomenti, però penso che è proprio, come si dice, la panacea di tutti i mali, cioè penso che sia la soluzione quella di poter dotare questo municipio di decentramento, che partendo da un'impostazione di bilancio, partendo dalle macro voci, partendo da quello che è l'impostazione, ne deriva tutto il lavoro e un vantaggio non solo per la politica che ci mette la faccia, ma anche per gli uffici, per l'amministrazione, sapendo di poter comunque influire, poter dare il contributo, perché qui tutto sembra meno che dare il contributo. Vi sentite voi? Vedo delle facce che date i contributi, siete contenti? No, ditelo, me fermo. Consigliere Vitrotti, lei è contenta? Ride, perché mi conosce da qualche anno. Allora dico, quando uno fa un ragionamento e dice bene, per il piano investimenti, il titolo primo, ci sono dei soldi, ok, chi ci ha dati questi soldi? Ce l'abbiamo chiesti perché abbiamo fatto uno studio? Abbiamo chiesti perché ci siamo, capito, come si dice, sollecitati le tempie? No, forse abbiamo messo lì perché comunque c'è un percorso, no? E noi, questo lo devo dire, se non fosse stato che abbiamo fatto degli ordini del giorno, e devo dar merito a questa maggioranza, a questa presidenza, ne abbiamo parlato, in altri municipi non ci sono ordini del giorno, cioè non c'è neanche il modo di poter parlare in modo politico di un bilancio territoriale, neanche quello. Cioè siamo veramente alla frutta, non so se vi rendete conto, ci mandano un diktat da 10 giorni, poi sabato e domenica ovviamente no, non lavora nessuno perché anche quello del suo ha detto a domenica riposatevi. E giustamente poi in 2-3 giorni dobbiamo fare quello che abbiamo fatto con tutte le forze, che non rende merito, non dà merito a chi ci mette la faccia, non funziona. Non la prendete, per l'amor di Dio, quella cosa personale, non c'entra niente, ho detto prima, è un discorso politico, però a qualcuno va detta sta roba, a qualcuno va comunicato, o ce lo teniamo per noi. Se ci ordiniamo per noi, allora non serve neanche stare qui. Se invece vogliamo comunque difenderci, perché andava fatto l'atto, no, è ovvio. Io non avrei neanche votato, anche perché quando mi è arrivata quella lettera dalla Presidente del Consiglio, del Vice Segretario Generale, che dice tutto il contrario di tutto, ok? Dove, capito, chi può cambiare il bilancio è il Sindaco, aggiunta ai consiglieri comunali, e noi che ci stiamo a fare? No, ditelo, che ci stiamo a fare noi? Neanche potevo pensare, capito? Perché lì c'è scritto, non puoi neanche pensare. È questa. Poi l'hanno cacciata, non lo so, ci sta più, perché forse l'ha detta grossa, però c'è ancora? Oh, c'è ancora, meno male. Così sappiamo chi prendercela. Quindi, voglio dire, è veramente una cosa che, se la analizziamo, vale più di 10 bilanci questa roba qui. Perché poi
uno viene qui e dice davanti alle telecamere, davanti ai cittadini che non ci sono, però poi dopo loro riferiranno, ovviamente, no? Il verbo girerà, e dice, capito, ma noi abbiamo fatto questo, 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 però il nostro parere non è vincolante. E votiamo questa delibera se voi accettate le osservazioni che sono state fatte nelle commissioni in modo anche intelligente e, così come si dice, in tempi ristretti, le osservazioni che loro potrebbero non tenere in considerazione. A me sta cosa già mi manda al manicomio, mi manda già al manicomio. Poi sappiamo però, dietro le quinte, chi fa teatro lo sa, che dietro le quinte c'è una regia, è ovvio. E non penso che chi è venuto qui a dire qualcosa, pure lei c'ha diversi appunti, ho visto, c'era prima, a dire qualcosa che non è campadinaria, non è il tipo. Per cui ci sono degli accordi a monte, ma non deve funzionare così. È ovvio che ci sono degli accordi a monte e c'è un indirizzo, ma non deve funzionare così. Deve essere un qualcosa che viene scritto da qua. È una città. È una città. Infatti annuncio che c'è un ordine del giorno, no? Perché per utilizzare questo strumento mi sembrava al minimo di porre un ordine del giorno sul decentramento, e mi auguro che venga approvato da quest'Aula, al di là venga approvato questo ordine del giorno, che per quanto possa valere ovviamente, però per noi può essere importante dal punto di vista psicologico, cioè stare su un qualcosa in comune che abbiamo, che avete nel programma, che avevo anch'io nel mio programma, che avevano un po' tutti nei loro programmi, cercare di dire: signori, noi abbiamo comunque una, come si dice, una linea chiara, abbiamo comunque diciamo uno schema in mente, stiamo al vostro gioco finché serve, però sappiate che noi chiediamo fortemente dal territorio, chiediamo questo. E tutto il resto, mi dispiace vicepresidente, io lo considero secondario, nel senso che non perché non sia importante poter avere 100.000 euro in più per la scuola, per l'edilizia, qualche soldo in più per titolo primo, e avere quei 24.000 euro per la cultura, sì, non c'è mai stato niente. Oppure ce ne stavano delle notti bianche, però mi sembra che abbiamo fatto un piano importante, e 24.000 euro non sono, forse ci facciamo solo qualche manifesto per dire che questo municipio riesce ad essere presente, però abbiamo anche fatto un piano per lo sport e abbiamo zero titoli, come diceva un grande allenatore che a me piace tantissimo, che ha vinto tanto da noi, per la mia squadra parlo, zero titoli, quindi zero ci abbiamo. Però questo passa in secondo piano, che non è secondario, però passa in secondo piano perché l'impostazione è derivata, quindi mo con chi ce la prendiamo noi? Dobbiamo andare tutti lì a dire: ma zero euro per lo sport, abbiamo fatto un programma che non ce l'ha nessuno qua, con date, iniziative, attività, associazioni, vabbè. Se poi non siamo riusciti a ottenere dei soldi per il verde, per la manutenzione delle aree verdi che ci hanno dato sotto i 5.000 metri quadri, che non sono sufficienti e quindi andrebbero integrati, passa al secondo piano. Se poi parliamo ovviamente anche, come diceva qualcuno, dei anche altri soldi che servivano per fare, che ne so, derattizzazione nelle scuole, prevedere, prevenire, le voci sono tante, perché poi andrebbe votato questo nella sua interezza e dovrebbe portare un ragionamento ovviamente positivo. Io non lo so se voi vi rendete conto del momento, dell'importanza politica di un bilancio. Lo dico con come si dice, con un tono un po' ironico, dico: non vi rendete conto, lo so che vi rendete conto, ma
questo è un momento dove effettivamente l'anima di un municipio emerge, no? Esce fuori. Ora noi che siamo? Cioè oggi possiamo dire abbiamo una connotazione chiara? Abbiamo una definizione? Abbiamo comunque la possibilità di dire di essere noi stessi? No, stiamo parlando di bocca di altri, stiamo parlando per pensieri di altri e abbiamo cercato di mettere dentro qualcosina, perché no, le variazioni, le osservazioni che qualcuno ci ha chiesto di poter fare in commissione derivano dal fatto che noi possiamo chiedere qualche soldo in più, no? Perché ci rendiamo conto che ovviamente questo lavoro ha necessità, no? Di avere disponibilità economica. Il sociale non è che me ne sono dimenticato, il sociale c'è copertura. Una notizia che ho sentito dal presidente della commissione, l'ho sentito anche dal vicepresidente, siamo coperti, non c'è quel trantam da fare, sai, a fine degli ultimi mesi, no? Trova qui 200, 300, 500 mila euro, perché è sempre stato un po' così. Bene, ci fa la differenza? Ci sentiamo meglio? Sì, se vi sentite meglio, io non mi sento meglio, stiamo sempre lì. Non mi sento meglio perché siamo sempre aggrappati al vetro e non è facile rimanerci aggrappati. Neanche i gatti pensa che la fanno, ci riescono. E allora vorrei, presidente, quanto mi manca? Non ho preso il tempo stavolta. Ma potrei anche fare prima. Allora, perché io prendo il tempo, cara Presidente del Consiglio? Perché in questo momento si può parlare, si può dire quello che uno pensa, si può dire quello che in modo non pretestuoso potrebbe essere utile. Cioè ci sono dei momenti in cui c'è speculazione politica, ci sono dei momenti in cui c'è contrasto, confronto, anche duro. Questo è un momento dove, oltre ai lavori di commissione che sono stati brevi, fatemelo dire, molto brevi, qui è un momento dove si può parlare giustamente di quello che uno vorrebbe, di quello che uno sente. Ora, se noi ci siamo sentiti ovviamente in grado di poter verificare un po' tutti i settori, quindi dal sociale, come abbiamo detto, dai fondi per le scuole, per l'edilizia, eccetera, c'è una sorta di programmazione che siamo riusciti a modificare, cioè a modificare, a chiedere. Poi non so se verrà la Presidente, io immagino che poi scenda anche la Presidente, ci farebbe piacere che possa essere presente in una sessione di bilancio, non perché il Vice non ci sia, no? Non abbia il suo peso. Però dico, va bene che la Presidente in questo caso dovrebbe stare qui anche per avallare una sorta di percorso, di ragionamento, una sorta, cioè dovrebbe sentire quello che emerge da un'aula al di là delle sfumature che si creano o si trovano durante i lavori delle commissioni. Ovviamente quello è un lavoro che va al di là, però qui c'è il risultato. Qui ci sono forze politiche che comunque possono dare il contributo, rappresentano della gente e devono comunque poter dare indicazioni all'Aula e alla Giunta, con la Presidente che dovrebbe onorare in questo caso questa sessione di lavori. Però ci sono delle... Io sentivo per esempio nella Commissione Commercio che ci siamo messi lì pure per due scanner per trovare qualche soldino. Lei mi guarda, direttore, ma è così, bisogna trovare, no? Bisogna inventarsi qualcosa per poter avere dei soldi. E questo fa male, insomma, no? Perché ci sono delle cose che servono, no? Una struttura per poter... Dice, ma è venuta a Striscia la notizia qui, no? Diciamolo che è venuto per un lavoro... Dice, ma che è venuto a fare? C'era qualcosa? No, la sicurezza dell'edificio. Lo sapevamo che la sicurezza dell'edificio non è adeguata, perché abbiamo 40 entrate e non c'è nessuno che controlla. Avevamo fatto un lavoro,
ok, si era già programmato nelle commissioni di poter trovare dei soldi, ne parlammo anche nei capigruppo, no? Però ecco, questo è una cosa che comunque stiamo cercando di raccomandarci. Poi se questo io non lo sto sbagliando, ma la percezione che ho avuto è che stiamo cercando di, no, velocemente trovare dei fondi per mettere la guardiania da giorno e notte, ci spaccano i mezzi. È difficile, no? Anche con la volontà. Poi viene qua uno dice, ah, ma voi qui siete una groviera. E che è colpa mia che siamo una groviera? Ma se non c'ho i soldi per mettere apposta la roba? Allora perché poi ci dobbiamo ridurre a queste, a trovare queste scuse, queste motivazioni, quando effettivamente dentro ci sarebbe la volontà di poter intervenire? A me questo mi dà fastidio. Io voglio essere, come si dice, responsabile di quello che io posso decidere. Ci metto la faccia, se va bene va bene, se no ho sbagliato, e qualcuno mi può dire che ho sbagliato, ma qui non lo possiamo fare, ok? Quindi anche per i lavori pubblici, no? C'è un discorso, dice sì, ma ci sono dei soldi in più. Sì, vorrei vedere, ne servirebbero 20 volte di più. Ci sono delle strade che vengono, come si dice, programmate, si vedono dei lavori di, no, di manutenzione o minima, perché voglio dire, qualcuno dice, ma fai un elenco di strade, no, suggerisci qualche strada, quale? Tutte so, che vuoi suggerire? Stiamo messi male. Io sono tornato ieri stanotte da Trieste, no? Trieste è una città che, oltre al freddo, che non si può sentire, che a Bora veramente è Bora, no? Pure qui fa freddo oggi, però dico, oh, non c'era una buca neanche a pagarla oro. Quando siamo ritornati, siamo un po' addormentati, arrivati su Roma, siamo arrivati, sono arrivato, butta giù la pasta. Per dire che c'è una situazione che è scandalosa, che deriva da anni, è ovvio. Però dice, ma quale strada? Ma ci sono miliardi. Allora dice, però nessuno, se mai parti, mai arrivi, d'accordo? Allora io, concludendo, dico, io ho fatto degli ordini del giorno per toccare alcune cose come esempio. C'è un altro in ordine del giorno, cioè siamo in una città, poi ne parlerò, ma è per dire l'esempio, siamo in una città dove mancano ancora, le strade non sono illuminate, cioè è stato fatto un piano di illuminazione e mancano due strade qui nella periferia, non hanno tutte quante, ce l'hanno meno che queste due, se sono scordate, non hanno fatto l'impianto di illuminazione, 11 pali, voglio dire, come l'acqua potabile, non può essere, non esiste. Però siamo in una città, in un meccanismo dove sfugge anche questo. È difficile tutto, per l'amor di Dio, però sfugge. Quindi ho fatto degli emendamenti proprio per poter dare un senso politico a questa sessione dei lavori, cercando di prendere degli esempi. Ma quello più importante, quello che avrei fatto, l'unico, l'esclusivo, è quello del decentramento. Per cui io penso che successivamente, immagino che interverranno altre 20 persone, perché nessuno ci aveva da intervenire ovviamente, però se parte sempre qualcuno deve partire, io ben volentieri sono partito nel fare questo intervento, però dico, su questo ragionamento del decentramento vorrei che qualcuno anche successivamente intervenisse per dare forza almeno a un risultato politico d'aula. Grazie Presidente, ho fatto un po' prima e mi riprendo per la... Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, Vicepresidente, buongiorno. Scusate, ma fa veramente un freddo. Allora, diciamo, inizierò. Vorrei fare questo intervento dividendolo, diciamo, su due aspetti, uno prettamente di metodo e un altro di merito, perché sul metodo qualcuno prima di me già ha accennato, io discosto leggermente da quello che è stato detto, perché alla fine diciamo, siamo dentro gli obblighi di legge,
quindi non è stato fatto niente che diciamo non fosse previsto dalla legge, cioè aver dato ai municipi il tempo appunto previsto per poterlo discutere. Questo avveniva, diciamo, anche negli anni precedenti, e io dico, mi discosto, perché a differenza di quello che si urlava, diciamo, dalle opposizioni, noto oggi che la musica non è cambiata. E quindi, diciamo, l'indignazione e la vergogna per calare sui municipi e quindi anche su di noi queste scelte di bilancio, è ovvio che le ho percepite nelle discussioni che ci sono stati in consiglio e anche in conferenza di capigruppo, perché c'è un certo imbarazzo da parte della maggioranza, diciamo, scusate se lo interpreto così, ma è ovvio che immagino anche voi avreste voluto avere tempi e modi necessari per poter fare una discussione di più ampio respiro, e invece ci siamo ritrovati, come avviene purtroppo e è già avvenuto, a fare un lavoro, diciamo, in tempi strettissimi e quindi non necessari a poter valutare approfonditamente i capitoli di bilancio, però con una, diciamo, io l'ho detto anche, forse soprattutto una riunione sulla quale congiunta, diciamo, mi sono trovata a partecipare, è ovvio che molte cose sono state incomprensibili, perché come il Partito Democratico chiede da un anno, purtroppo senza capire gli interventi che sono stati fatti nel corso degli anni, io lo ringrazio il Vicepresidente per aver fatto un excursus rispetto a quello che c'è, giustamente un collegamento dal 2017 al 2018, è proprio per questo noi chiediamo ovviamente in sede di commissioni di poter valutare volta per volta quali sono fatte le, diciamo, quali sono le scelte sulle quali questa maggioranza si vuole impegnare. Se però non abbiamo quel materiale, diciamo, nella sede preposta, ma lo dico ormai da un po' di tempo, ormai sono anche diventata insopportabile rispetto a questo, però né in commissione né qui in quest'aula, dove ogni volta ripeto la stessa cosa, diciamo, la questione viene risolta o quantomeno raccolta. Invece è come se ci fosse nelle commissioni quasi un diktat: non si parla, non si dice, non si deve sapere niente, perché oggi conosciamo la gran parte delle attività svolte su questo municipio, o quando calano, diciamo, dentro i numeri, perché poi la politica è anche una cosa semplice e i bilanci rendono anche un po' l'idea di quello che, cioè, non si può tanto imbrogliare, quello è, e diciamo da questo bilancio traspare, alcune cose possono, diciamo, essere valutate rispetto a questo, e soprattutto, diciamo, è come se non ci fosse la necessità di discuterne approfonditamente, perché lì appunto quelli sono atti che probabilmente in giunta o da chissà quale altra parte vengono appunto decisi, e quindi, diciamo, per noi rimane molto difficile a fare in nome invece di una trasparenza annunciata e urlata, diciamo, fare un lavoro anche di costante valutazione. Però oggi, insomma, basta aprire una pagina di Facebook per riuscire ad avere invece delle notizie interessanti. Non tutte, perché poi è ovvio che qualche cosa, diciamo, si tende a evitare di specificare. Quindi, al di là del fatto che i giorni sono pochi, io, diciamo, la chiudo anche così, c'è anche poco da valutare, perché appunto parliamo sempre di un bilancio derivato, parliamo sempre di un bilancio che è calato dall'alto e quindi dalle scelte che probabilmente sono state inviate da questo municipio in accordo con gli uffici e la giunta, però è ovvio che diciamo, non abbiamo ulteriori modo di intervento, se non, e io devo dire su questo la maggioranza è stata incalzante, invece ha voluto mettere sul tavolo diverse osservazioni che vanno ad irrobustire la parte finanziaria ed economica per poter intervenire o per poter fare gli interventi che appunto la maggioranza si è prefissata. Però, diciamo, questo non ci dà oggi la certezza che il Campidoglio accolga o quantomeno ci ascolti, e è da qui, permettetemi, che, diciamo, colgo l'imbarazzo e anche un po' la difficoltà, perché seppure da una parte possiamo
oggettivamente dire che ci sono più fondi, perché io me li ricordo i bilanci almeno dal, diciamo, 2013, insomma, quelli che vedevo qui. Noi se ci avevamo 20 milioni facevamo i salti per aria, cioè eravamo felicissimi. Invece io noto che c'è un aumento delle risorse. Il problema poi anche, diciamo, distribuito in modo che su alcune cose non mi trovano d'accordo, però, diciamo, è ovvio che c'è stata, diciamo, la volontà di dare ai municipi, però prima l'assessore lo diceva, se a queste risorse non si accompagnano anche le risorse umane, rischiamo di rimanere al palo, anzi, proprio come diceva prima, rischiamo un effetto boomerang, cioè noi proviamo, vogliamo, siamo anche disponibili a, però, diciamo, se il Campidoglio è sordo da questo punto di vista, noi rischiamo invece di non portare a casa alcun risultato e quindi rimarremmo come gran parte dei municipi, diciamo, come persone di buona volontà che ce la mettono tutta, ma che appunto non riescono a portare a casa il risultato. Io poi faccio ringrazio la Presidente, perché durante l'ultima riunione di Capigruppo appunto abbiamo accolto la possibilità, io l'ho messa così, bisogna dare dignità anche ad ogni consigliere per poter fare degli interventi all'interno delle maglie del bilancio, e quindi aver accolto ordini del giorno, osservazioni, insomma, rispetto al bilancio attuale. Ho capito invece che anche in altri municipi stanno comunque facendo e discutendo ordini del giorno, quindi mi pare che poi l'apertura c'è stata, e questo devo dire ha corretto una linea che inizialmente sembrava abbastanza incomprensibile, appunto non discutere, invece in dodicesimo, tranne l'undicesimo, insomma anche altri municipi hanno adottato questa linea un pochino più ragionevole. Però cerco di andare al merito della questione. Da una prima lettura ci sono delle risorse che diminuiscono e delle risorse che invece meritano forse una riflessione in più. Leggo che gli interventi agli anziani sono leggermente diminuiti e anche gli interventi per la mobilità. Leggo che sul verde pubblico non abbiamo praticamente nulla. Leggo però, a differenza, diciamo, di questo, abbiamo però il capitolo vestiario, 15.000 euro, che invece risulta essere stato inserito. E quindi io mi chiedo, cioè noi giustamente vestiamo le persone per farli, diciamo, lavorare, però poi non gli diamo la possibilità di intervenire, perché su manutenzione e servizi per il verde non abbiamo praticamente nulla. Questo potrebbe anche essere, diciamo, letto in quell'ottica per cui il municipio si sta facendo carico di alcune aree che vuole manutenere, che ovviamente ricadono dentro il bilancio municipale, quindi poi diventano un costo a nostra disposizione, cioè a nostro carico, e però, diciamo, non abbiamo poi le misure economiche e finanziarie per poterlo portare a casa. E qui ritorno a quello che dicevo prima, va bene la buona intenzione, addirittura gli mettiamo anche caschetti, mascherine e vestiario adatto, però poi, diciamo, se il bilancio dice questo, rischiamo che non ci facciamo molto. Oppure, peggio ancora, chi prima faceva riferimento al decentramento, siamo, diciamo, quasi all'assurdo, cioè va bene, volete i fondi, eccoli qua, dopodiché ve la smazzate voi. Cioè esattamente quella presunzione, permettetemi di dire, che c'era stata, mi ricordo, in una delle ultime delibere che fu presentata con l'amministrazione Marino, in cui appunto si chiedeva ai municipi di farsi carico delle aree verdi, e noi rigettammo l'idea del fatto che noi ci possiamo anche prendere carico delle aree verdi, ma se poi voi non ci date le risorse economiche diventa uno scaricabarile, e quindi da lì la responsabilità diventa tutto dei municipi. Diciamo, qui siamo quasi in una situazione analoga, perché noi ci possiamo mettere anche dei fondi che probabilmente distraiamo da altro, perché poi il bilancio quello è, quindi ti puoi muovere di qua, ti puoi muovere di là, però se muovi da una parte scopri un'altra, quindi sono anche, diciamo, sottili linee le quali ti puoi muovere, però poi alla fine apri il piano operativo e ti rendi conto che, diciamo, la verità è questa, cioè manutenzione, servizi per il verde, zero.
Lo stesso, diciamo, vale anche se penso alla cultura, se penso allo sport, perché quei 24.900 euro poi magari qualche consigliere che ha seguito direttamente nella commissione preposta la questione. Consigliera Vitrotti, sì, anche io glielo dico, si dovrebbe avviare a conclusione. Quanto manca? Ha superato già da un minuto. Ah, mi scusi. No, allora tranquilla, no, so che è bilancio, quindi oggi siamo veramente, però io glielo dico. Io allora, diciamo, visto che mi devo ovviamente limitare, andrò subito a sollevare una questione che mi è balzata subito agli occhi. Noi, diciamo, in questo bilancio vedo che ci sono tantissimi, cioè tantissimi, sono circa 42.000 euro di fondi che impegniamo per incarichi professionali esterni e prestazioni varie. Lo dico perché una discussione di bilancio del 2015, giustamente il consigliere Coglia, che oggi, diciamo, fa l'onorevole in assemblea capitolina, diceva: ma è possibile che l'amministrazione capitolina non c'ha architetti e professionisti, dobbiamo andare a pagare con i soldi pubblici esterni? Metteci una toppa, sì, diciamo, infatti, insomma, la domanda oggi è lecita, cioè è possibile che noi non abbiamo possibilità o professionalità da poter investire, invece riusciamo a dare per esempio incarichi professionali esterni nel capitolo IMC pari a 25.000 euro, nel capitolo IDP 7.000 e spacca, prestazioni varie e altre 1.000 euro, incarichi professionali esterni su ITC 8.600 euro. Io capisco che c'è bisogno di fare pure i progetti specifici, però parliamo di 42.000 euro e poi appunto ti trovi che lo sport, la cultura e il verde piangono. Allora magari, come suggeriva qualcuno, quel buon consigliere Coglia, per esempio, non si potrebbe fare una scelta e cercare di destinare, non chiedere di più, ma quello che hai già a disposizione, di distrarlo da una parte e cercare di coprire, per esempio, quello, perché altrimenti il bando della cultura che è stato fatto, il bando per le attività sportive che si vuole avviare, alla luce di questa roba qua, non esiste, non esiste. Quindi, e concludo così, la Presidente non si spazientisce, diciamo, io veramente non sono per dire che bisognerebbe rifare tutte le strade, bisogna rimettere, rischiamo però di dare una lettura che è anzi delle aspettative che non possiamo portare a casa, e invece siccome c'è stata, diciamo, una anche una consapevolezza da parte del gruppo del Partito Democratico rispetto agli impegni, rispetto a quello che si vorrebbe fare, però attenzione, perché se noi diciamo che cambiamo tutto e poi invece non portiamo a casa nulla, il rischio è che noi stiamo prendendo in giro tutti quelli che là fuori aspettano. Chiudo, perché l'assessore faceva riferimento alla sicurezza sulle strade e in particolare faceva riferimento all'edilizia scolastica. Questa mattina a Via Niobe c'è stato un incidente gravissimo, un bambino è stato investito, come sapete, conoscete bene la situazione su Via Niobe, è senza, priva di marciapiede, la situazione è complicata, lì è una strada tra l'altro privata e quindi bisognerebbe fare degli interventi diversi, ma lì la messa in sicurezza diventa urgentissima. È complicato, ci sarebbe un progetto da fare. Io, diciamo, non sono entrata in questa occasione con un progetto specifico perché mi rendo conto che i partners e le persone da mettere a tavolo sarebbero complicati. Però io capisco le scelte che giustamente vi volete rivendicare. Attenzione, perché poi proprio stamattina, quando lei mi ha fatto così, mi è venuto subito il pensiero. Ci sono delle questioni che sono veramente urgenti e quindi, al netto delle priorità che giustamente la maggioranza si è data, io consiglio sempre di allargare il più possibile la possibilità di partecipazione alle scelte, perché aiuterebbe e eviterebbe anche, diciamo, delle opposizioni, un'opposizione che non è costruttiva ma diventa soprattutto demagogica. Rispetto a questo, quindi, consigliera Vitrotti, è 5 minuti oltre. Sì, io mi preferirei che lei concludo terminasse. E poi, diciamo, nella discussione per gli ordini del giorno entreremo nello specifico rispetto a quelle che sono state le richieste da parte nostra per poter fare degli interventi il più possibile, speriamo, discussi e acquisiti da quest'Aula. Grazie. Allora, io faccio un invito a tutti quanti di cercare di rimanere nei tempi, veramente, perché la commissione bilancio è lunga, chi aveva intenzione di parlare di più doveva presentare la richiesta prima dell'inizio della discussione.
Quindi, come ha fatto il consigliere Giuliano, vero? Quindi sì, è vero, ho creato un precedente, ma io spero nella saggezza di tutti di cercare di mantenere i tempi, perché veramente diventa antipatico poi dover far rispettare il regolamento con altri mezzi. Cerquoni, sì. Ma buongiorno Presidente, buongiorno Assessore, sono contenta di vederlo perché durante la Commissione Bilancio non c'è stato modo e magari invece sarebbe stata utile per una discussione più proficua averla, avere lei, avere i tecnici magari proprio nella Commissione. Sono molto critica rispetto a questo bilancio, non perché non ci siano dei fondi, noi abbiamo un bilancio, municipale di 27 milioni di euro e questa volta ne chiediamo aggiuntivi altri 2,6 praticamente, 2 milioni e 100 sul titolo primo, 540 mila sul titolo secondo. Le dico quello che non mi convince, Assessore, io penso che è la visione del bilancio che forse stiamo sbagliando e questo l'ho capito nel momento in cui è stato chiesto, ma abbiamo 2 milioni di euro per gli investimenti, 1 milione sulle strade, 1 milione sugli edifici pubblici, ma questi soldi come li stiamo investendo? Cosa ci vogliamo fare? Ma c'è scritto, rifacciamo le strade, rifacciamo gli edifici pubblici, ma scusate, quando io faccio un investimento, io voglio sapere a priori l'investimento come lo faccio. Non posso mettere dei soldi e poi eventualmente decidiamo, programmiamo. L'idea che abbiamo deve essere, secondo noi, quella di partire da un'esigenza, capire qual è l'esigenza e stanziare i fondi per quelle esigenze, non averli e poi ritrovarci magari a novembre o a dicembre di corsa come gli ultimi appalti per spendere entro fine anno magari tutti i soldi rimanenti per la segnaletica orizzontale. Fermo poi restando, scuote la testa, ma purtroppo è così, perché noi, e se non è così forse è più grave ancora, perché noi nella Commissione Bilancio, Assessore, deve sapere che non abbiamo avuto nessuna scheda e nessuna richiesta che è partita dal municipio per avere lo stanziamento dei 2 milioni di euro, né tantomeno sappiamo quali sono gli edifici che dovranno essere ristrutturati, né tantomeno quali sono le strade che vorremmo rifare, perché il problema, sa qual è, che non è che si può dire dobbiamo rifare tutte le strade, perché una programmazione seria dice io ho questa necessità, io ho queste priorità. Allora, se, e io in questo senso non mi sento di avere una preclusione politica, se il Movimento 5 Stelle porta in consiglio un ordine del giorno su una strada perché evidenzia un problema di sicurezza e quel problema di sicurezza effettivamente c'è, o lo fa il Partito Democratico o Forza Italia o Fratelli d'Italia, ci rendiamo conto che c'è un problema, quella strada deve entrare nelle priorità di questo municipio. Non possiamo dirci che dobbiamo rifare tutte le strade, perché sarebbe una bugia che diciamo. Noi dobbiamo fare le strade in virtù di una priorità che, aiutati dagli uffici tecnici, che le devo dire, gli uffici sono molto precisi, perché io più volte girando per il territorio li ho visti fare sopralluogo, soprattutto sopralluoghi, ricevono le istanze dei cittadini, le comunicazioni, le segnalazioni. Quindi mi sembra in realtà che il problema del bilancio non sia tanto lo stanziamento, fermo restando qualche nota che, che farò presente a tutti quanti, è proprio la visione che abbiamo. E io voglio sapere, vorrei sapere, prima di approvare un bilancio, che cosa dobbiamo fare? Cioè, ci sono delle priorità su delle strade, ci sono delle priorità di intervento sui parchi, ci sono delle priorità che questa amministrazione sta mettendo in luce, perché è vero scaricare, diciamo, dare la colpa ad una situazione, a, mi permetta di dire, ad una capitale, ad un organo amministrativo centrale che è quello del Consiglio Comunale, accentratore in questo senso e che riversa su di noi un bilancio derivato, è un problema enorme che noi oggi stiamo affrontando. Però è pur vero che la giunta di questo municipio, io mi auguro si sia confrontata puntualmente e quotidianamente durante questi pochi 10 giorni, ma anche in precedenza immagino, perché le esigenze dovevano venire dai
dai municipi, quindi in qualche modo questo municipio si è confrontato con l'amministrazione centrale, confronto che noi da opposizione non abbiamo visto e al quale non abbiamo neanche partecipato. E io questo, come trasparenza e condivisione di interessi, di interventi e di lungimiranza, lo trovo grave, perché poi quando ci si chiede condividete le scelte, e quale scelte se non le sappiamo? Come facciamo a condividere un bilancio, a condividere una visione se non sappiamo qual è questa visione? Io le faccio presente che anche consiglieri di maggioranza e nella capigruppo ci siamo trovati in difficoltà per tentare di inserire le commissioni, di farle congiunte, di analizzare, non potendo ovviamente in due giorni, e questo mi è stato detto, ma io trovo grave allo stesso modo, analizzare le singole voci di bilancio, perché le singole voci di bilancio ci sarebbe voluto l'assessore al commercio, l'assessore al sociale, l'assessore al bilancio e ogni singola commissione come era stato previsto, e analizzare per macroare il bilancio. Questo non è stato possibile, ovvio non posso dare la colpa, mi sembra evidente, alla Presidente Zitoli, che si vede arrivare un bilancio e è costretta magari in due giorni a fissarci le commissioni o ai presidenti di commissione, però è una questione che io da opposizione non posso non rilevare. Io ho fatto due commissioni concentrate esclusivamente con una persona della ragioneria, senza la presenza della parte politica che era il soggetto che si interfaccia con il Comune di Roma. Quindi questo è un problema, secondo me, gravissimo e di mancanza. Assessore, io le chiederei le prossime volte di presentarsi magari nelle commissioni di bilancio, perché per discutere, per raccontarci quello che lei si è raccontato con l'assessore al bilancio del Comune di Roma, magari rendiamo partecipi tutti di quello che sta avvenendo. E vado a conclusione, perché più o meno mi sono contata i 5 minuti, se non erro, forse ho sforato, no? Ok, ancora non ho sforato. E allora l'ultima battuta la lascio, perché l'ho fatta presente anche nella commissione. Abbiamo aumentato e abbiamo deciso di prendere abbiamo deciso 12 aree verdi. Per quanto poi riguarda le aree verdi ludiche, ci sono state mandate dal comune o trasferite dal comune, e i fondi a quanto pare in bilancio li stiamo chiedendo. Il fatto che noi chiediamo un aumento di 2,6 milioni, come facevo presente prima, non è detto che ci vengano dati, e questo sarà un problema, perché su molte voci di bilancio effettivamente i fondi stanziati sono pochi. Sulla cultura, sullo sport, noi oggi su cultura e sport, quello che è stato detto nella commissione è che riusciamo sì e no, avendo però fatto un lavoro di preparazione per un anno, non riusciamo a coprire sì e no 3 mesi. Quindi se questi fondi non ci vengono aggiunti, noi avremo un problema tra 3 mesi di dover coprire la programmazione che abbiamo già fatto. Che gli raccontiamo poi alla gente? Ci siamo sbagliati? Il comune non ce li ha dati? Secondo me questi aspetti andrebbero valutati, mi permetto di dire, assessore, un po' prima. Non possiamo noi oggi ritrovarci a dire forse se ce li danno allora faremo la programmazione, ma lei questo lo sa benissimo, purtroppo non l'ho detto io però, questo l'hanno detto i consiglieri di maggioranza, che si sono resi conto che effettivamente i fondi su alcune voci erano pochi, tant'è che abbiamo una lista abbastanza corposa di richiesta di interventi e di aumento di fondi da parte del comune. L'ultima cosa che voglio far presente e poi chiudo, sono i 100.000 euro di incarichi esterni. Io l'ho fatto presente in commissione. Allora, il discorso degli incarichi esterni è stato veramente negli anni dal Movimento 5 Stelle un cavallo di battaglia. Ora mi chiedo come sia possibile un aumento, cioè a fronte magari dei 15.000 euro per la disinfestazione e derattizzazione su tutto il municipio, che è quello che è stato previsto, noi chiediamo 100.000 euro di aumento di incarichi. Ma non sarebbe, e quindi se viene fatto magari su questo municipio, anche sugli altri, gli altri consiglieri potrebbero chiedere 100.000, 150.000, ma non sarebbe meglio far scorrere le graduatorie o proporre delle assunzioni da parte del comune piuttosto che spendere questi soldi esclusivamente per incarichi esterni, che forse sarebbe molto più utile? Perché gli altri anni, per esempio, il Movimento 5 Stelle era questo che ci veniva a dire, e io sono... E anche gli scorsi anni sugli incarichi esterni ero perfettamente d'accordo, e anzi siamo stati i primi a dire che gli incarichi esterni forse dovevano essere tagliati pensando a sfruttare le risorse interne, perché molte risorse che abbiamo all'interno del municipio, all'interno dei comuni, sono risorse da valorizzare e ne abbiamo conosciute tantissime, ma per mancanza di risorse
E quindi per mancanza di tempo, perché giustamente se un tecnico si occupa di già 5 progetti non può fare il sesto e il settimo, è evidente, perché già 5 progetti sono una mole di lavoro importante. Quindi inserire delle risorse in comune piuttosto che dare degli incarichi esterni. E concludo, l'unica cosa che è veramente, questo lo voglio ripetere, è la programmazione di un bilancio, assessore, e lo dico a lei perché quest'anno più volte ci siamo trovati a vedere anche abbiamo fatto la strada, abbiamo fatto quella, abbiamo fatto quell'altro e siamo contenti, veramente mi creda, se si fanno le cose su un municipio i più contenti sono i consiglieri che vivono sui municipi perché vedono realizzarsi e vedono che il municipio migliora. E tutti siamo qua, io credo e me lo auguro, anche perché io lo vorrei dire, non è che prendiamo con lo stipendio del municipio, non ci si campa, quindi noi facciamo tutti, noi facciamo altri lavori, se si è qui è perché veramente teniamo al bene del municipio, perché altrimenti probabilmente non ne varrebbe neanche la pena, perché non stiamo né in regione né tantomeno al Parlamento, quindi è evidente che siamo qui perché ci teniamo al bene del municipio, però condividere con noi, delle scelte, delle visioni, condividere le priorità, farlo nelle commissioni. Io vorrei che nella commissione mobilità, nella commissione strade, nella commissione lavori pubblici ci fosse una programmazione. E concludo, la parola chiave di questo bilancio deve essere, per l'azione futura dell'amministrazione, deve essere priorità. Senza capire quali sono le priorità e facendo solo degli interventi spot, noi purtroppo non andremo da nessuna parte e da qualche anno ci ritroveremo come ci siamo trovati gli anni scorsi. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Ho sentito stamattina musica per le mie orecchie quando si parla di decentramento, quando si parla, ecco, voglio dire, accentuato poi il decentramento da parte di consiglieri, ho sentito parlare di decentramento anche da parte dell'assessore che ha parlato di decentramento reale rispetto da parte di Roma Capitale, di quelle che sono le indicazioni che vengono al municipio. Dico, siamo andati avanti rispetto, e questo mi fa piacere, però ecco, poi io voglio che queste parole corrispondano poi a una realtà vera, perché io ricordo il primo intervento in aula della Presidente del municipio, dove parlava di programma della proposta di programma per il settimo municipio e la Presidente non ha detto una parola. Io ho qui il testo del suo intervento sul decentramento e questo, voglio dire, però oggi è stato portato all'attenzione come momento centrale del dibattito sul bilancio della città di Roma, perché non dobbiamo dimenticare che oggi andiamo a esaminare un bilancio che è della città di Roma e poi diventa derivato per il settimo municipio. Il discorso del decentramento come possibilità di dare risposte alle necessità, alle richieste, ai bisogni, alle priorità che ci pone il territorio municipale. E se dobbiamo fare una riflessione rispetto a questo, un'analisi rispetto a questo, io penso dobbiamo partire, caro Fulvio, ancora più in alto dobbiamo andare, perché il discorso rispetto alla necessità del settimo municipio passa anche rispetto alle grandi necessità che ha la città di Roma, che ha Roma Capitale, e le risposte che deve dare Roma Capitale in termini di bilancio rispetto a quelle che sono le esigenze forti di una città che vede i servizi in grossissima difficoltà, dove la gente aspetta risposte rispetto ai tanti problemi. E rispetto a questo tutte le forze politiche devono pensare a maggiori poteri della città di Roma, a un discorso che veda la città di Roma
con poteri ampliati. C'era il passaggio dalla Regione Lazio al Roma Capitale, che ancora non c'è stato, per possibilità di tipo amministrativo, ma io dico anche di tipo legislativo, con dei tavoli. Adesso c'è il tavolo che è stato aperto a livello cittadino fra il sindaco di Roma e il ministro Calenda su quelle che sono le necessità della città di Roma. Ma io penso di più: si deve arrivare col governo a un tavolo istituzionale, un tavolo permanente sulle necessità della città di Roma, dove nel passato io ho visto anche la proposta di portare in sede di Consiglio dei Ministri il sindaco di Roma sui problemi di Roma, perché fosse data una risposta forte a quelle che sono le difficoltà di una città che viene ancora considerata come un comune di 1000 abitanti, voglio dire, ma è una città invece che è capitale d'Italia. Rispetto a questo, poi chiaramente calare il discorso a livello di decentramento municipale, un discorso che purtroppo io ricordo, c'è qui Domenico Carlone, ne parlavamo in consiglio municipale, ne abbiamo parlato da tantissimi anni, di questo benedetto bilancio autonomo municipale che non è mai arrivato. Le promesse sono state tante, ma non è stato mai portato a termine un discorso di vero decentramento dei municipi. E purtroppo proprio per questo è che tantissime scelte oggi che noi andiamo a vedere in questo bilancio, che come ho detto è un bilancio che riguarda la città di Roma e anche il nostro municipio, tantissime scelte sono fatte da Roma Capitale e che riguardano tantissime scelte il nostro municipio. Ma poi un altro elemento importante è quello riguardo alla partecipazione per i cittadini, che devono essere portati ad un'elaborazione di quelle che sono le scelte, a indicare quelli che sono bisogni e priorità. Quando la sindaca di Roma parla di obiettivi e rispetto agli obiettivi della città dà risposte in termini economici, io dico però che questi obiettivi anche a livello municipale devono essere confrontati con le realtà del territorio, con un confronto che va appunto a cercare quelli che sono con i cittadini, quelli che sono gli obiettivi che questa amministrazione deve raggiungere e con loro appunto vedere e quello che è lo sviluppo, la ricerca dello sviluppo e della crescita del nostro municipio. Il Presidente della Commissione, io ricordo il Presidente Pompei, ci ha detto un bilancio municipale che ci è piovuto addosso. Voglio dire, parlavamo dei consiglieri comunali che hanno la possibilità, qualcuno ha detto, di esaminare a fondo e con serenità questo bilancio. Noi veramente non abbiamo avuto la possibilità, è stato un esame in due sedute, ma veramente senza neanche la possibilità di avere i tre dirigenti del municipio e avere un confronto con loro per verificare le indicazioni, per verificare quelle che erano le indicazioni, che succede? Le indicazioni di tipo amministrativo, non soltanto di tipo politico, quelle che erano gli incrementi e decrementi. Consigliere Toti, veramente cerchiamo di mantenere un po' d'ordine nell'aula, perché anche per rispetto di chi sta parlando. Grazie. Chiaramente qualcuno ha detto anche dell'assenza degli assessori e dell'assenza dell'assessore a bilancio. È stato un confronto che io penso veramente incredibile quello che c'è stato. Non c'è stato assolutamente la possibilità di esaminare dettagliatamente le indicazioni
che venivano fatte in sede amministrativa e dico anche in sede politica. Perciò un bilancio, io dico, sofferente rispetto a quello che era, a quelle che sono le esigenze e le richieste del territorio. Anche gli stessi 2 milioni, come una consigliera che mi ha preceduto ha detto, senza sapere con precisione, 2 milioni per un municipio di 310.000 abitanti che appunto non ha visto quella che dovrà essere invece una progettualità rispetto a questo, e poi anche i 100.000 euro per gli incarichi esterni. Una diminuzione rispetto alla mobilità, rispetto agli anziani che poi rappresentano il 30% del territorio, al verde, ma io dico di più, di fronte ai gravi problemi della cassa comunale noi non abbiamo avuto la forza di riscuotere quelle che erano i tributi comunali e le tasse locali. C'è un 30% del dovuto che non viene riscosso, parliamo di multe, di cosa, per impianti sportivi e cose. Va bene, questo è praticamente l'indicazione che noi vogliamo dare rispetto al dibattito odierno. Ma un'altra cosa, ecco, che io voglio portare all'attenzione sono quelli che sono i problemi, diciamo le priorità del nostro territorio, che hanno bisogno di un'attenzione più forte rispetto al bilancio di Roma Capitale e rispetto al bilancio municipale. Una maggiore valorizzazione del patrimonio municipale, il riuso del patrimonio pubblico, ecco, io lo feci presente già in commissione urbanistica, la caserma di Via Imera, il deposito Ragusa, la sistemazione del manto stradale, purtroppo abbiamo una situazione veramente di messa in sicurezza indispensabile per tantissime strade ancora, anche se qualche cosa si sta facendo. La messa in sicurezza, abbiamo fatto pure una risoluzione su via Nagnina, su via Appia, su via Tuscolana, per la grande viabilità a Roma soltanto 8 milioni sono stati indicati nel bilancio di Roma Capitale. Il teatro di Villa Lazzaroni, l'incompiuta di Arco del Travertino, ecco, i centri sociali che si trovano con strutture fatiscenti e stato di pericolo, come ad esempio il centro anziani di Villa Lazzaroni, la salvaguardia del verde, la beatura, Villa Lazzaroni, Villa Lais, il mercato di Via Orvieto già finanziato, il recupero del parco della Caffarella che sembra nuovamente posticipato al 2019, l'illuminazione pubblica che purtroppo vede situazioni veramente vergognose come quella di via Carlo Denina che è da un mese senza luce. Altre strade che sono illuminate. Consigliere Toti, siamo già. Sì, io l'ho fatta parlare perché l'abbiamo interrotta, comunque siamo 2 minuti oltre. Alcune strade, io dico purtroppo anche molte strade del territorio, che sono illuminate di giorno e sono buie la notte, dico Quarto Miglio, ma dico anche Appio. La valorizzazione dei percorsi come le mura latine. Ecco, volevo dire qualche altra cosa rispetto alla mobilità sostenibile, rispetto ai rifiuti. Comunque mi avvio alla chiusura, perciò ribadendo la contrarietà al bilancio che ci è stato proposto da Roma Capitale. Grazie. Io vi spiego anche il motivo del trambusto. Mi sono arrivate segnalazioni da tantissime persone e qui stiamo come i pinguini e stiamo congelando. L'impianto di riscaldamento è rotto, va sotto e spara aria fredda invece di aria calda, quindi ci stiamo veramente congelando. Io proporrei, se volete, una decina di minuti di sospensione. Intanto ci riscaldiamo. Se siete Presidente, d'accordo, e cercano i tecnici di capire quello che sta succedendo. Non capisco, Ciancio. Presidente.
non lo so se c'è disponibile. Presidente. Sicuramente una pausa, io la farei, dalle vostre facce, mi dispiace che abbiamo tutti disturbato il consigliere Toti, ma veramente stiamo congelando. Presidente, siccome ho chiesto, cioè pare che la temperatura stia risalendo. Ah, sta risalendo? Allora, però bisogna capire in quali tempistiche questa temperatura risale. Quindi, sì, io facciamo riscaldare la sala un attimo, vedo anche le persone nel pubblico veramente ormai con cappelli, sciarpe, va bene, 10 minuti facciamo scaldare la sala perché è troppo. Ricominciamo, ci sono... Sì, io direi che alla ripresa dei... il direttore è stato avvertito, io riprenderei proprio perché la seduta non... Va risposto il direttore? Ci ha chiamato, ma avevamo silenzioso, ora proviamo. Sì, 30 minuti, guarda. Ah, va bene, riapriamo e andiamo avanti. Sostituisce la dottoressa Amato il direttore. Allora, ci sono interventi? Eravamo rimasti all'intervento del consigliere Toti. Ci sono interventi? Bene, consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, ho sentito delle interessanti discussioni fino a questo momento. C'è intanto meno male che è tornato il caldo così. Allora, ci sono un po' di punti che vorrei toccare, alcuni anche abbastanza importanti perché già ripetuti da altri consiglieri prima di me. Intanto ringrazio l'assessore perché ha fatto una disamina, mi pare, c'è anche a confronto e anche a cavallo dei 2 anni. Interessante perché ci fa capire... cioè dove stiamo andando, quindi anche la visione, perché qualcuno qua ha detto che non c'è visione, qua mi sembra che il discorso sia contrario, che quello che ha spiegato con gli interventi che si faranno, con la divisione anche su più anni di queste risorse, mi sembra più, c'è una bella visione perché si chiama programmazione, e la programmazione è davvero una bella visione. Ora, c'è un punto sul decentramento. Allora, il decentramento... Cioè, intanto io, se siete d'accordo, vi leggerei l'articolo 1 del regolamento sul decentramento amministrativo e all'articolo 46,1 il bilancio della circoscrizione. Si dice: nell'ambito del bilancio comunale le circoscrizioni sono dotate di risorse finanziarie in quantità commisurata allo svolgimento delle funzioni attribuite e rapportata all'ammontare delle risorse complessivamente disponibili. Questa frase è stata scritta nel 1999 e successive modificazioni. Allora, siamo nel 2017, quindi io dico questo e sul decentramento la chiudo qua, molto semplicemente, che abbiamo avuto 18 anni per porre in essere questa frase. Questa frase, cioè, non è stata posta ancora in essere. Noi come Movimento 5 Stelle, come maggioranza di questo municipio, abbiamo a livello programmatico la portata avanti del decentramento amministrativo. Questo vuol dire che non è una seduta di un consiglio municipale sul bilancio a stabilire una linea, una non linea, perché noi abbiamo votato come primo atto di questo dell'insediamento un documento programmatico in cui è presente il decentramento amministrativo. Quindi è già una nostra visione, è già un'operazione che abbiamo iniziato, già con le commissioni abbiamo iniziato. Penso alla Commissione 6, alla Commissione 5, anche di qualche mese fa, è un discorso precedente che sta tutto a verbale. Cioè non è che la richiesta di decentramento che si fa in questo Consiglio, seppur importante, ha una qualche valenza operativa in più, perché lo stato dell'arte è questo. C'è anche gli ordini del giorno che sono stati presentati, cioè resta quanto ho detto già. Cioè noi abbiamo già... è un iter che è cominciato e sta proseguendo. Come volontà dell'amministrazione siamo contenti che sia la volontà anche delle opposizioni, però noi abbiamo l'onere e anche l'onore forse di governare questo territorio con un nostro documento programmatico, e il decentramento è in questo documento, già l'abbiamo votato, cioè per noi è già un fatto assodato, cioè va applicato. Ora, l'applicazione, come dicevo prima, sta dal 99, nel senso che ci siamo ancora qua a parlare 18 anni dopo del perché, del per come. Noi abbiamo un bilancio derivato, è stato detto benissimo prima. E derivato vuol dire che tanta autonomia effettivamente mica ce l'abbiamo, ecco, tutto qua, no? Però come parte municipale possiamo, finché,
e sarà il nostro punto d'arrivo, cioè reclamare, come diceva prima c'è il consigliere che mi ha preceduto, un bilancio municipale che sia municipale e basta, senza la parola derivato accanto. Cioè, per fare questo servono ci servono anche le risorse umane, come a dire, no? Allora, cioè io vi informo che nel frattempo è vero che non è ancora applicato in tutto e per tutto, ma con l'amministrazione Raggi sono stati assunti finora più di 500 persone in comune, cioè tra cui 76 architetti, mi sono segnato, 72 istruttori amministrativi, 24 esperti informatici e 86 tra istruttori, cioè di servizi culturali, eccetera. Alcuni c'è dal concorso, quello, c'è il famoso concorsone passato anche anni fa. Altri invece ex novo, ci sono 100 giardinieri che sono stati assunti. Allora io qua ricorderei un dato, e cioè che tanto la bocca ci riempiamo anche in commissione, anche nelle interviste, eccetera, cioè sul fatto che il Comune di Roma aveva un servizio giardini fantastico, non so quante migliaia di unità erano, che era il fiore all'occhiello, c'era cioè la scuola, tutto, ci siamo d'accordo su questo, no? Benissimo. Cioè, tutta quella parte è stata smantellata nei 20 anni passati, perché la gente è andata in pensione, cioè non è stata sostituita, cioè si è passato all'appalto esterno, va bene? Poi con Mafia Capitale che è successo? Che questi appalti esterni si sono fermati. Quindi che cosa si è venuto a creare? Cioè che appalti esterni non si potevano fare, cioè il personale interno non c'era più, e quindi c'è questa stasi mortale su cui noi stiamo cercando, cioè l'MLM lentamente, ma perché? Perché questa è una macchina amministrativa che conoscete molto meglio di noi, che è mastodontica, e comunque stiamo andando in quella direzione là. Cioè nell'esempio, perché sono dati che avete citato voi precedentemente, sul verde e sulla manutenzione strade. Allora, si è detto che non ci sono risorse, eccetera, cioè l'assessore qua ha spiegato perfettamente. Lo scorso anno, nel 2017, per la cura del verde, perché noi facciamo un appalto nostro, cioè perché al comune ancora sono bloccati per la questione di Mafia Capitale, eccetera. Io spero che adesso si sbloccherà, adesso cioè queste carte stanno in giro tra il segretariato, altri dipartimenti, non ho capito bene la questione. Cioè sta di fatto che noi siamo forse, non so se l'unico municipio addirittura, che ha un appalto sul verde proprio, è già partito. Allora, cioè questo che cosa vuol dire? Che lo scorso anno avevamo circa 76.000 euro, non mi ricordo adesso, cioè migliaia di euro in più o meno, e avremo oltre 200.000 euro col nuovo bilancio. È già stato fatto un accordo quadro che triplica cioè questa cifra, quindi siamo intorno ai 600.000 euro. Cioè vuol dire che noi per tre anni, se c'è un problema di manutenzione del verde, come su Martini, come ha detto c'è prima l'assessore, ma anche sul verde delle scuole, stiamo già intervenendo noi direttamente. Allora, questa è una presa di coscienza e di responsabilità chiara. Cioè noi come parte municipale di maggioranza, ma anche opposizione, perché siamo tutti, cioè, un unico municipio, ma anche un messaggio per il comune: guardate che se gli appalti non ce li fate voi, ce li facciamo noi. Perché questo è il decentramento che ci stiamo acquisendo piano piano con le unghie noi. Ora, che poi ci bisogna fare un processo politico, ovvero sul decentramento, sul bilancio nostro che non si è derivato, è certo, ma è già iniziato, l'abbiamo già iniziato. Cioè da questo municipio già è partito, quindi siamo già in itinere, va bene? Questo itinerario già è impostato e ci siamo sopra, tutti quanti noi ci siamo già sopra. Sulla manutenzione strade, altro accordo quadro, abbiamo quasi 9 milioni di euro su 3 anni, anche qui ci vuol dire che su 3 anni siamo già coperti con fondi municipali, non sono fondi dipartimentali, sono fondi che col bilancio derivato noi abbiamo già messo, cioè sulle strade, per la manutenzione di tutte le strade. Tutte le strade, perché tutto il municipio sta a pezzi. Lo sappiamo già, però già è iniziata questa fase di ammodernamento, c'è parto da via Cerveteri, c'è stato Giulia Agricola, c'è stato Furio Camillo, c'è stato via Schiavonetti, c'è stata via Pianova, quelli però sono fondi dipartimentali, cioè ci abbiamo già iniziato su varie parti, no? Cioè già si sta vedendo tutta questa parte. C'è Ponte delle Sette Miglia che adesso si sta facendo, cioè sapete da quanti anni non veniva fatta via del Ponte delle Sette Miglia? Ma io manco ve lo dico perché è vergognoso. Ora, per dire che tutta questa parte qua di programmazione e di visione già esiste, già la stiamo portando avanti, e io ringrazio voi che siete l'opposizione, perché questo processo, al di là di quello che si dice in consiglio, ce l'avete ben compreso, perché negli altri municipi, per i bilanci derivati che hanno rispettivamente ogni municipio,
forze politiche di opposizione hanno presentato centinaia di emendamenti ordini del giorno, noi 24. Grazie per questo, perché avete compreso, visto che sono pochi, il motivo per cui siamo qua tutti dalla stessa parte per remare, cioè nella direzione di questo decentramento che è già iniziato, e tutti siamo parte integrante di questo aspetto. Chiudo dicendo che il bilancio municipale nostro, che è derivato, non ci soddisfa non perché non siano coperti tutti i servizi, perché i servizi minimi sono tutti coperti, cioè a differenza magari di qualche anno fa, ecco, sono tutti coperti, vuol dire che fino a dicembre del 2018 noi siamo coperti su quelli essenziali. Sui servizi, per esempio, che abbiamo zero, che sono stati citati, sullo sport, sul commercio, sono esattamente le cifre che noi abbiamo chiesto con le osservazioni in commissione, che abbiamo aggiunto allo schema di delibera, che è questo, no? Quindi, noi con queste osservazioni qua, perché tra l'altro noi di maggioranza non abbiamo fatto osservazioni, non abbiamo fatto degli ODG eccetera, perché già l'abbiamo incluse in questo schema di delibera. Noi stiamo chiedendo quello che ci serve per essere, non stabili attualmente perché già lo siamo, ma a livello superiore, quindi maggiore operatività, cosa che è richiesta se vogliamo, o c'è un maggiore decentramento amministrativo. E ci stiamo già andando. Ora io chiudo l'intervento perché intanto ci vorrei chiarire che siamo coperti su tutto, sul sociale, su tutto, sulla IC abbiamo oltre 600.000 euro in più quest'anno. Abbiamo 2 milioni di euro in più sullo straordinario, sul titolo secondo, sugli investimenti. E non mi ricordo quanto, da quanto tempo non avevamo questi soldi. C'è chi diceva, vabbè, però ce l'hanno dati, non è che scegliamo noi. Come non scegliamo noi? Certo che scegliamo noi. Questi 2 milioni sono stati dati su base politica su tutti i municipi, pure al primo e al secondo. Perché è giusto così, è giusto così, è giusto. A me non sembra perché gli hanno dati. Visto che avevamo non so al primo e al secondo quanto avevano al titolo secondo, lo scorso anno noi avevamo zero e quest'anno abbiamo 2 milioni. Non è un dialogo. Allora vedete, termino Presidente, per dire che questo probabilmente forse è il miglior bilancio derivato degli ultimi anni. Però non va ancora bene, perché è derivato. Allora, questo recentramento che è stato citato prima va benissimo, noi siamo già lì, ma non è un consiglio sul bilancio a decretare andiamo in quella direzione o in quell'altra, perché già ci stiamo andando, c'è da documento programmatico che abbiamo votato tutti insieme noi alla prima seduta del consiglio nel luglio del 2016. E in quella direzione noi stiamo andando. Noi siamo forse il municipio più autonomo in assoluto su Roma in questo momento. Cerchiamo, perché abbiamo una maggioranza forte, che è granitica, perché abbiamo un'opposizione che collabora, e quindi vi ringrazio anche per questo, perché abbiamo una voce diversa in Campidoglio. Allora, noi andiamo in questa direzione qua. Grazie. Altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie consiglieri, Presidente, Assessore. Sono ben lieto di partecipare a questa discussione, in particolare anche dopo l'intervento dell'ex capogruppo, che mi sorprende proprio nel dire che noi come municipio abbiamo una voce diversa all'interno del Campidoglio, una voce diversa. Potremmo diventare comune addirittura, quindi visto questa voce diversa, chiediamo l'autonomia e così potremmo attuare quello che è un vero decentramento. Io non ho ascoltato la relazione dell'assessore, che ringrazio di essere qua, però alcune osservazioni importanti. Io ho delle osservazioni sia nel metodo sia nel merito delle cose. Volevo sapere se l'assessore si è consultato con Mazzillo oppure con Lemmetti Gianni, l'ultimo assessore del Campidoglio, che ha formulato un bilancio dove anche noi dovremmo saperne di più in merito alla sostenibilità generale, perché se chiediamo dovremmo sapere cosa si muove. Se noi abbiamo chiesto delle somme aggiuntive, dovremmo sapere da quale fondo poi il Campidoglio li va a reperire, se c'è veramente questo fondo di riserva che sarà ripartito in aula nel momento di approvazione della delibera. Ce l'ho qui davanti a me. E io quindi una panoramica generale rispetto
alla spesa corrente e alle entrate, magari me la so persa, non so se l'assessore o il presidente di commissione avevano voglia di guardare la delibera di giunta, dove ci sono delle cose molto interessanti, sia per quanto riguarda le opere pubbliche, sia per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche. Magari avremo modo di affrontarle anche in seguito. Io ho ricevuto l'espressione di parere della vostra delibera con le osservazioni del titolo primo e del titolo secondo, in cui si chiedono maggiori somme per 2.100.000 al titolo prima e 540.000 euro per il titolo secondo, e l'ho guardata, tanto è vero che in commissione, mentre si centellinava sul fare richieste piccole, medie o piccolissime, mi sono permesso di fare delle osservazioni in cui rilanciava dell'importo che adesso sulla sommatoria, soprattutto per le strade e per altri interventi, rimarca quello che dicevo. Allora, sostenibilità. C'è un elenco in questa delibera in cui parla di sostenibilità e mi sono preso solo un settore molto interessante, quello delle case di riposo, asili nido, centri ricreativi, soggiorno anziani, scuola d'arte e mestiere, scuola allievi giardinieri, mercato all'ingrosso delle carni, direzione scolastica, mercati rionali, mercato dei fiori, musei, mostre, locali adibiti a riunioni non istituzionali, musei civici di zoologia, bagni pubblici. Le entrate sommate sono 47 milioni di euro che producono questi beni. Cespiti. Le uscite però per lo stesso capitolo sono di 160.432.451, cioè riusciamo a coprire il 29% di quello che serve. Ora, se noi non abbiamo una visione complessiva di quello che è il bilancio capitolino, noi potremmo chiedere lì tutto quello che vogliamo, però alla fine non sapremo nulla. Tant'è vero che nel merito delle due capitoli, 1 milione di euro e 1 milione di euro sul piano di investimenti 2018-2020, io resto molto molto perplesso. Sono andato a reperire in Campidoglio cosa serve per identificare un'opera pubblica. Io lo consegno che questo è quello che avremmo voluto vedere compilato in commissione. Quando si inserisce un'opera pubblica nel bilancio, necessariamente, non l'ho stampato da fonti sconosciute, Comune di Roma, serve riempire questa proposta, che vuol dire che la proposta si copre con la spesa sostenuta. Ora, se noi abbiamo 1 milione di euro per manutenzione straordinaria, uffici, edifici municipali, pari a euro, 1 milione di euro, sono per un solo edificio o sono per più edifici pubblici? Vorremmo sapere, perché esiste, lo dice il signor Lemmetti alla pagina, ve lo dico subito, del bilancio, eccolo qua. Che l'entità degli interventi contenuti nel programma triennale dei lavori pubblici allegato ammonta a complessivi 315 milioni di euro. Quali? Allegato. C'è un piano allegato delle opere pubbliche da eseguire. Quindi nel merito mi sarei aspettato, visto che stiamo facendo una rivoluzione che io condivido, quella di il bilancio parte da lontano, non parte certo in 10 giorni, ma siamo stati criticati per questo. Io da sempre dico che la programmazione non è mica questa che stiamo facendo, una buona programmazione, perché noi non possiamo chiedere la luna se in questo momento non ci sono effettivamente i soldi. Dovremmo capire effettivamente se e cosa chiediamo con questo 1 milione di euro. Che poi è un avanzo di amministrazione, nessuno ha letto tra le righe, avanzo di amministrazione, quinto 000 FAM, me lo deve spiegare qualcuno, perché io se trovo questi numeri vuol dire che era un avanzo di amministrazione questa somma di 1 milione di euro.
E andiamo al secondo. Manutenzione straordinaria di strade, piazze e aree demaniali. Oh, questa mi interessa proprio molto, perché ci sono due memorie di giunta più una risoluzione che pone in essere questa forza politica, ma anche le precedenti forze politiche, quelle di acquisire dei beni demaniali, quindi si possono anche spendere dei soldi provvisoriamente su aree demaniali. Vorrei sapere se qualche centesimo sarà speso su un'area demaniale, oppure, anche questo un avanzo di amministrazione, ci sono le schede e i progetti. Non dico, cioè, qualche consigliere ha fatto qualche battuta nelle commissioni in cui non vuole sapere dove. Io sì. Io lo voglio sapere, perché in un momento in cui abbiamo assistito a 20 anni di una grande crisi economica, ma non solo questa, perché le maglie, quando sono state aperte facendo anche delle opere pubbliche importanti, me ne accorgevo ieri nell'importanza rilevante che ha avuto il passante a nord. Era un periodo in cui le opere pubbliche venivano programmate. Il passante a nord è quello che ci fa risparmiare tempo e ci fa attraversare la città. Non c'è nessuna sostenibilità di bicicletta che possa tenere rispetto al numero di autovetture che ci sono in circolazione. Allo stato attuale bisogna trovare delle buone soluzioni, che non sono quelle che stiamo guardando in questo periodo. Me ne sono accorto stamattina di quello che è diventato il mio quartiere in assenza di una programmazione di viabilità vera. Quindi il metodo, mi sarei aspettato che, ma da tanto tempo noi potevamo programmare in modo corretto quello che serviva, informando tutti, perché, come avete già detto tutti quanti, non c'è una persona in quest'aula che non vuole il bene e non vuole che si spendano accuratamente i soldi. Voi avete detto, ci avete un programma, ed è giusto che voi scegliate quello che si debba fare, ma è giusto che l'opposizione sappia puntualmente le scelte che avete fatto. Quindi a livello programmatico avete messo sul piatto delle somme in più. Sarebbe già stato molto utile, per quello che ci hanno concesso, sapere dove e quando. Perché di ogni cosa che noi chiediamo ci deve essere la scheda, ci deve essere l'ufficio che lo ratifica attraverso una congruità dei prezzi, perché se con i soldi che arrivano dal bilancio derivato l'opera non si potrà fare, chi li metterà in più quei soldi? Non basteranno. Allora, quindi, ecco perché ci vuole la scheda, che una volta la chiamavamo scheda Merloni, ma è questa, lo ripeto. Quindi compilare gli atti è una cosa buona e giusta, perché ci consente di fare delle cose programmate, ma che sicuramente sono coperte da un avallo dal tecnico del settore, che firma e riempie tutto quello che gli viene chiesto. Io questo non l'ho trovato, cari colleghi. Io apprezzo, come dire, la volontà, ma da parte di tutte le forze politiche, di chiedere di più. Ma che cosa possiamo chiedere? Poi come si chiedono? Ci sono vari modi di chiederli. Se veramente c'è un fondo di riserva in Campidoglio, che si affrettassero i consiglieri a presentare degli emendamenti sulla base di progetti, perché gli emendamenti che finanziavano fino a qualche tempo fa erano basati su una scheda Merloni, su un progetto presentato da qualsiasi consigliere. Perché una volta si scopriva che c'era un problema e bisognava affrontarlo, bene, il giorno in cui il bilancio arriva in aula, qualsiasi consigliere di maggioranza e di minoranza può presentare allegando una Merloni che è compatibile con le spese che si dovranno fare. Ecco la responsabilità degli uffici e il valore degli uffici che danno alle commissioni. Cioè questo. Se noi dai 6 mesi non abbiamo mai discusso in merito, tranne in una commissione, lo voglio ripetere, però non abbiamo quantizzato l'aspetto economico. Cioè noi ci ritroviamo a richiedere l'esecuzione di alcuni lavori che dovranno essere fatti a via Paoloni,
ripeto, via Paoloni, dove si allagano le case. Abbiamo fatto una commissione con un atto molto importante, ho ribadito che in quel momento sarebbe stato essenziale inserire quella somma specifica con un numero di progetto che abbiamo poi. Gli uffici tecnici ce l'hanno. Se è vero che noi rifaremo via Paoloni, noi dobbiamo avere il progetto e la scheda allegata al bilancio e la richiesta. Questo vale anche per il progetto che il consigliere presidente dei servizi sociali ha portato in aula e l'abbiamo condiviso. Poteva valere anche per quello. E per tutto quello che ci siamo detti, il metodo, il modello, non è quello rispondente alle nostre esigenze, alle vostre esigenze e a quella dei cittadini. Vi state accontentando di un bilancio che passa nel modo... Siamo oltre due minuti. Passa nelle stesse modalità in cui l'avete o i vostri predecessori l'hanno respinto, ha avuto un rigetto rispetto a quel modello. Quindi oggi a me meraviglia molto che l'ex capogruppo, gli interventi che ho sentito dicono sì, va tutto bene, va tutto bene. Non va proprio nulla bene, perché se neppure con le strade che stiamo facendo, l'impegno straordinario di tutti quanti noi, noi non riusciremo ad invertire una situazione che va invertita in questo territorio, ma non solo, perché non è un municipio che fa Roma. Roma continua ad essere una città che va guardata complessivamente, perché i problemi della tangenziale si riversano sul nostro territorio, l'attraversamento si riversa sul nostro territorio. Quindi se non si ha una visione globale di quelli che sono i numeri di un bilancio capitolino, potremmo andare tutti in mazza, però le somme finali non si toccheranno mai, il numero in basso a destra 4 minuti oltre non lo toccheranno mai. Mi scuso Presidente, volevo dire solo che il numero in basso non lo potranno toccare, potranno movimentare delle somme, allora sono scelte sempre pesanti per tutti noi, perché se devono trovare 2.645.000 che chiediamo in più, da dove li dobbiamo movimentare per lasciare il bilancio romano con lo stesso numero in basso a destra? Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliera Biondo. Grazie Presidente e buongiorno di nuovo a tutti. Sì, per riprendere anche l'intervento del mio collega, è vero, è sorprendente che in una giornata di votazione del bilancio in cui storicamente si è sempre, non si può diciamo mai essere particolarmente contenti, perché come sappiamo i soldi sono sempre troppo pochi rispetto alle tante cose che dovremmo fare, da parte di questa maggioranza io credo ci sia fin troppo entusiasmo. Intanto per chiarire una cosa, noi siamo qui come sempre, partecipiamo, abbiamo fatto degli emendamenti, crediamo che il momento della votazione del bilancio sia un momento importante, perché è la seduta più importante per i cittadini, per chi è fuori da qui e per chi deve vivere un altro anno faticosamente in questo territorio. Ma noi abbiamo presentato 24 emendamenti, non perché avessimo solo 24 cose di cui volevamo discutere, ma perché, come ricordava prima anche la capogruppo Vitrotti, è stato deciso in conferenza dei capigruppo che ogni consigliere poteva presentare al massimo 5 ordini del giorno, e se la matematica non è un'opinione, 5 per 5 fa 25, quindi solo per chiarire, diciamo che il numero di ordini del giorno presentato non è dovuto alle poche cose di cui avremmo voluto discutere, ma una decisione che è stata presa in capigruppo. No, vorrei correggere, era 5 a consigliere. A 5 a consigliere, noi siamo 5. Quindi 25 voi? Sì, ne avete presentati, certo. 25, perché non mi risultava che fossero 25 vostri. Noi ne abbiamo presentati, mi pare, 23, insomma, una cosa del genere. No, di più. E quindi diciamo era semplicemente per chiarire una cosa, non volevo rovinare l'entusiasmo, però se in altri municipi si sono stati presentati 200-300 emendamenti è stato perché c'era la possibilità per ogni consigliere di presentare un numero anche infinito di emendamenti. L'altra cosa che sulla quale mi sento di intervenire appunto è che l'entusiasmo di un bilancio che finalmente è un bilancio positivo, io credo che
diciamo, noi oggi, e non per una questione di polemica o di appartenenze politiche, ma dobbiamo appunto riconoscere che le risorse non sono sufficienti, lo riconosce questa maggioranza che nel momento stesso in cui si ritiene soddisfatta di questo bilancio però giustamente chiede oltre 2,5 milioni in più al Comune di Roma, che è, diciamo, chiaramente una cosa che condividiamo, ma che ci fa intendere a noi e a tutti quelli più bravi di noi a fare i conti che evidentemente questo bilancio derivato, per quanto condivido, diciamo, le considerazioni sul decentramento, è comunque un bilancio non solo insufficiente ma gravemente insufficiente, perché come sapete 2,5 milioni sul nostro bilancio non sono, diciamo, bruscolini. E a conferma di questo, proprio perché appunto l'insoddisfazione non è solo delle opposizioni, che potrebbero essere e potrebbero risultare in questo pretestuose e strumentali, ma è di stamattina una dichiarazione della Commissione Ambiente capitolina, quindi con un presidente che fa parte della maggioranza ma che giustamente svolge il suo ruolo e difende i temi per i quali sta svolgendo un lavoro in questi mesi in Campidoglio. La Commissione Ambiente oggi ci fa sapere, diciamo, grida l'allarme, ci fa sapere che sulla manutenzione del verde pubblico del Comune di Roma, e lo possiamo confermare guardando il nostro bilancio derivato, è di 0 euro, che le gare sono in ritardo, che se non si chiudono le gare in tempo al Comune di Roma rischiamo di perdere 1,5 milioni di euro e che le potature saranno ferme fino ad aprile 2018. Queste sono parole della Commissione, del Presidente della Commissione Ambiente capitolina, quindi non un pericoloso sovversivo del Partito Democratico ma un illustre esponente del Movimento 5 Stelle, e quindi io penso appunto che oggi dobbiamo guardarci negli occhi con sincerità. Non è una colpa che si dà a qualcuno in quest'Aula, ma sinceramente dire ai cittadini in questa seduta che il bilancio del Comune di Roma e di conseguenza quello derivato del 7° municipio è un bilancio che oggi ci soddisfa, io credo che sia una presa in giro. E su questo dico semplicemente due cose veloci. Per riagganciarmi al tema del verde pubblico, appunto è stato detto anche dai colleghi prima di me che sulla manutenzione del verde nel 7° municipio ci sono 0 euro, e voi sapete meglio di me quanto questa questione, lo dico anche alla Presidente della Commissione Ambiente del municipio che su questo sta cercando faticosamente di fare un lavoro, è difficile, perché noi convochiamo i cittadini per parlare appunto delle aree ludiche, il Comune di Roma ci ha detto che nel prossimo anno, nei primi mesi del 2018, uscirà un bando per l'adozione delle aree ludiche, di cui una parte saranno sempre a carico del 7° municipio. Convochiamo e discutiamo con i cittadini per parlare appunto della manutenzione e dell'adozione delle aree verdi. Ora, è vero e va bene che quando non ci sono i soldi l'unica cosa che può fare la politica è parlare e costruire tavoli di confronto, però a un certo punto tutti noi abitiamo in questo territorio e sappiamo quanto il tema delle aree verdi è un tema grave e urgente. Il fatto che ci siano 0 euro, appunto, e come ricordava la consigliera Vitrotti, io immagino questi operatori che volenterosi si vestono la mattina, si mettono il cappellino e poi non hanno una pala o le risorse necessarie per poter operare, credo che sia una verità che noi dobbiamo dire ai cittadini, prendendoci solo, assessore, le responsabilità che ci competono. Non è che lei oggi è qui per fare il capro espiatorio di tutto ciò che non riesce a fare il Comune di Roma, l'assessore al bilancio del Comune di Roma, però è una triste verità. L'altra questione alla quale tengo particolarmente sempre, e mi permetto di porre alla vostra attenzione questi temi, perché credo che siano anche i temi su cui in questi mesi di più si è cercato di fare, e che sono appunto il verde, le attività culturali, le attività sportive, sulle quali però il bilancio di Roma Capitale non ci dà atto in qualche modo del lavoro fatto, perché appunto anche sulle attività culturali noi per il 2018 abbiamo 0 euro. Abbiamo lavorato insieme anche in commissione sulle attività culturali, noi abbiamo 24.900 euro, che sono i soldi trasferiti a luglio, sui quali abbiamo discusso in questi mesi, abbiamo fatto una programmazione culturale, abbiamo fatto un bando che sta andando avanti, ma nei fatti mi sembra che
tra le osservazioni di questa maggioranza della Commissione ci sia una richiesta di 70.000 euro che ci permetterebbero di coprire il resto dell'anno e che invece però ad oggi il Comune di Roma non ci dà. Allora, dato che i soldi sono, diciamo, la cosa più concreta che c'è e questo non, e le osservazioni rimangono invece purtroppo, per quanto positive, un libro dei sogni, o qualcuno ci dà una rassicurazione rispetto al fatto che noi riusciremo a portare avanti la programmazione culturale, che è veramente, gliene do atto, che la Commissione con difficoltà, non sempre in modo collaborativo, ma che sta facendo e che sta portando avanti. Noi in Commissione discutiamo che cosa fare per le giornate del primavera 2018 e dell'estate del nostro municipio 2018, ma lo facciamo senza la certezza che avremo dei fondi su cui poter, con i quali poter fare dei bandi. Ecco, questo è un altro tema sul quale io credo che tutta la Commissione Cultura, maggioranza e opposizione, debba prendere una posizione decisa nei confronti del Comune di Roma, perché oggi, appunto perché, come ricordavano, il bilancio è derivato, noi ci troviamo a fare un lavoro molto difficile che vorrebbe arrivare a dei risultati, ma se su questo il bilancio capitolino non ci dà una mano e decide che sul verde, sulla cultura, sullo sport i soldi sono pari a zero, è difficile governare un municipio. E lo dico, diciamo, con compassione e solidarietà per questa giunta, prima ancora che appunto per strumentalizzare questa discussione. L'ultimo argomento del quale non abbiamo parlato, perché appunto sono contenta che anche quest'anno, come gli altri anni, i servizi essenziali sul tema del sociale siano garantiti, però come è così, Presidente, anche gli altri anni i servizi sociali erano sempre stati garantiti, tant'è che se andiamo a vedere lo storico, il settimo municipio da questo punto di vista è stato sempre uno dei più virtuosi, e soprattutto lo possiamo vedere paragonando la situazione ad esempio del servizio degli AEC a tanti altri territori di Roma che sono molto più sofferenti, purtroppo. Però ad esempio proprio sul servizio scolastico degli AEC noi abbiamo fatto una commissione trasparenza in cui abbiamo discusso appunto della copertura di questo servizio, perché il vicepresidente si ricorderà che la giunta di questo municipio aveva fatto una direttiva di giunta in cui chiedeva agli uffici in qualsiasi modo possibile di scongiurare una proroga del servizio rispetto all'anno 2017, proroga tecnica che invece c'è stata, una proroga assolutamente legittima, ma anche su questo, diciamo, si dimostra che governare è molto più difficile che stare all'opposizione, perché quando eravate all'opposizione e dicevate che le proroghe tecniche erano un abominio, invece vi siete ritrovate a farle pure voi. Giustamente noi siamo d'accordo con la proroga tecnica, perché guai se il servizio non fosse stato garantito, però con la proroga tecnica del 2017 in commissione trasparenza gli uffici ci avevano spiegato che il servizio era coperto solamente fino al 20 novembre 2017 e servivano altri 400.000 euro per finire di coprire il 2017, e poi ci sono 4 milioni e qualcosa, ora non ricordo esattamente, sul 2018. Ora io faccio una domanda, spero, diciamo, retorica, nel senso che immagino che l'impegno di quei 400.000 euro per arrivare fino a fine anno con il servizio di AEC sia stato garantito. L'avremmo voluto, diciamo, sapere, perché è importante dare rassicurazioni a tutti su questo, e quindi lo dico non solo per fare una domanda all'assessore, ma perché penso che quando si parla di bilancio non dobbiamo parlare solamente di numeri, ma soprattutto della sofferenza di chi è qui fuori, e dobbiamo appunto dire che su questo abbiamo lavorato, avete lavorato. Vorrei sapere se questi 400.000 euro sono garantiti, se fino al 2018 non ci sono problemi per il servizio nelle scuole, e in più su questo poi dobbiamo capire. Due minuti oltre. Sì, chiudo subito. E in più su questo dobbiamo capire per
il prossimo anno come ci comporteremo, se questa proroga tecnica a questo punto, come auspico, arriverà fino alla fine dell'anno scolastico, perché sennò ci sarebbe chiaramente un'interruzione del servizio, e se dall'anno prossimo riusciamo, diciamo, ad avere una programmazione più ordinata, in cui queste risorse saranno garantite per gli AEC, e magari l'anno prossimo a regime riusciremo a riportare i soldi che quest'anno avete deciso di decurtare anche per il servizio agli anziani. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, mi trovo purtroppo un po' un po' non proprio pienamente d'accordo con il mio collega quando dice che c'è stata piena collaborazione. Io forse le cose le vedo un po' in maniera differente. Evidentemente no, infatti mi diceva. Quindi niente, allora la prima cosa vorrei, mi sono appuntato due cose così almeno posso anche dare qualche indicazione. Allora, per quello che riguardava le schede Merloni, sappiamo tutti che tutte le richieste effettuate sono state poi realizzate come da norma, e quindi le schede Merloni sono state poi inviate e vistate dai dirigenti. Poi ognuno ha la possibilità, insomma, di vederle, ma vabbè, questa è un piccolo inciso. Poi vorrei ricordare, gli uffici sono venuti in commissione, quindi oggi l'assessore è qui, e quindi voglio dire, abbiamo un quadro completo. La parte tecnica è venuta, ci ha dato diciamo delle delucidazioni in merito su quello che poi noi non riuscivamo magari a capire come voci, quindi tra virgolette bisognerebbe dire pure come sono stati trattati questi uffici, però va bene. Detto ciò, vorrei precisare anche un'altra cosa, che oltretutto, se non per un membro della commissione, l'opposizione non era neanche nella commissione bilancio, cioè praticamente eravamo solo maggioranza, se non per un membro che è venuto dell'opposizione. Quindi un'altra cosa poi fondamentale è che gli altri municipi, è vero, hanno presentato 200-300 ordini del giorno, ma sono stati tutti respinti. Noi invece a differenza abbiamo trovato un accordo cercando di portarne 5-5, quindi voglio dire, questa è collaborazione, mentre se no altrimenti avremmo potuto farlo, perché c'era una lettera del segretariato, lo potevamo fare tranquillamente, non l'abbiamo fatto. C'è da dire un'altra cosa, che anche in funzione di questo, negli altri municipi si è fatto solamente una commissione bilancio e poi subito in consiglio, non per poi alla fine all'atto pratico, non garantendo la presenza di tutti i membri come abbiamo fatto noi, creando due commissioni ad hoc, quindi cercando di raggruppare tutti i commissari per poter fare in modo che ognuno potesse dire la sua, insomma. E abbiamo detto anche, abbiamo chiesto più volte, come abbiamo fatto noi, poi di mettere osservazioni, perché era fondamentale magari dare anche il proprio punto di vista. E invece spesso e volentieri, ecco perché non mi trovavo d'accordo con il mio collega, proprio perché spesso e volentieri invece si chiedeva più la lista della spesa sul dettaglio invece che sulle linee generiche poi che andavano a comporre quello che è il bilancio, come ci sono anche delle linee, invece si voleva chiedere la lista della spesa. Questo ovviamente bisognerebbe poi chiedere il perché di questo, ma dopo credo che sarà molto chiaro con gli ODG. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Una piccola puntualizzazione riguardo al metodo. Abbiamo, ripeto, come diceva il mio predecessore, consentito i cinque ordini del giorno, la presentazione di cinque ordini del giorno
per consigliere, le posizioni sono 9, quindi il totale massimo era di 45 ordini del giorno, ne sono arrivati 24, di cui 14 del Partito Democratico, praticamente al di sotto della loro, diciamo, delle possibilità che è stata data. Quindi evidentemente non c'è stata alcuna diciamo, costrizione, quindi nessuna compressione di alcun diritto. Abbiamo voluto comunque sia permettere la presentazione di ordini del giorno e di emendamenti, ricordando che l'espressione di parere del bilancio non è vincolante e quindi ordini del giorno che potessero essere indicazioni all'interno di quello che sono le prerogative del municipio. Detto questa piccola precisazione, io vorrei fare il mio intervento basando su due aspetti che si sono, diciamo, trattati in questa seduta. La prima è l'aspetto del decentramento, sul quale io mi trovo assolutamente d'accordo, sui consiglieri che mi hanno preceduto, tutti sappiamo e viviamo in prima persona il disagio di questo decentramento mai di fatto attuato, nonostante insomma ci siano state poi modificazioni successive al 99, ma che non hanno di fatto poi non si sono concretizzati in una vera e propria azione decentrata, alcuna azione, diciamo, che possa permettere ai municipi di poter autonomamente portare proprie diciamo, proposte, iniziative direttamente. E quindi su questo bisogna lavorarci e quindi il lavoro abbiamo iniziato a fare già in una commissione quinta in cui abbiamo iniziato a così introdurre il concetto, sarà nel prossimo futuro, riprenderemo sicuramente. Per quanto riguarda il bilancio, ho sentito, intanto volevo fare una considerazione oggettiva, perché senza i dati non è che possiamo fare discussioni. Rispetto alla proposta di bilancio che ci siamo trovati a discutere l'anno scorso, un anno fa, quindi il progetto 2017, che ammontava ad un totale di 25 milioni di euro, il bilancio, la proposta di bilancio del 2017 è di 27.500, cioè 2 milioni e mezzo in più. Ora, considerata la scarsità di autonomia che abbiamo come municipio, comunque sia, mi sembra che un piccolo passo, no? Un miglioramento vi sia stato. Questo cosa significa? Significa che gli uffici, la parte amministrativa, ma la parte politica, ha in qualche modo individuato anche centralmente quelle che sono delle maggiori esigenze dei municipi, io parlo poi chiaramente del nostro. Quindi sono 2 milioni e mezzo in più, 2 milioni e mezzo che mi direte, vabbè, ma più o meno con gli assestamenti di bilancio ce li siamo ritrovati. Ebbene, certo, ma questo assestamento di bilancio che si sono avvicendati nello scorso anno sono diventati strutturali quest'anno, cioè vuol dire che noi da quest'anno riusciamo a programmare, no? Visto che si parlava di mancata programmazione, ecco, la programmazione si fa sapendo che c'hai dei fondi all'inizio dell'anno, non in corso d'opera. Benissimo, abbiamo una qualche agibilità in più, visto che abbiamo a disposizione 2 milioni e mezzo, 2 milioni e mezzo che l'abbiamo detto sono su interventi sui minori, sono state abbattute le liste di attesa del 55%, scusate se è poco, poi sono state incrementate le risorse per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle scuole, sappiamo benissimo in che stato si trovano e come ci ha anticipato l'assessore, c'è in essere un accordo quadro triennale suddiviso in due ambiti e quindi abbiamo duplicato anche la capacità di intervenire sulle scuole suddividendole in due ambiti differenti. E poi certamente sulla cultura non abbiamo un granché, ma è diventato strutturale 25.000 euro, è nulla certamente, è quasi nulla, perché comunque sono 25.000 euro, lo sforzo infatti è quello di rimettere in moto
diciamo, la cultura e anche lo sport, cercando di far capire che sono voci da cui bisogna prendere. Quindi la programmazione non è vero che non c'è, la programmazione c'è stata, altrimenti non avremmo visto i 2,5 milioni in più in questo bilancio, già nella proposta, nel progetto, ok? Quindi sostanzialmente la sostenibilità del bilancio, certo, è un tema importante e sicuramente sarà un tema di cui saranno impattati i nostri consiglieri comunali, che dovranno in qualche modo ricercare la capacità di coprire queste richieste. Ricordo che queste non sono richieste, sono delle osservazioni non vincolanti che noi facciamo, facendo comprendere a chi siede in assemblea capitolina che ci sono delle esigenze del territorio motivate. Quindi bisogna che si facciano delle domande e si diano delle risposte adeguate. La cosa che volevo, insomma, su cui volevo in qualche modo anche porre l'attenzione di tutti quanti, che questo sarà un bilancio forse non adeguato, non programmato per le forze politiche dell'opposizione e per il PD, però un bilancio del genere non so se nel passato vi sia mai stato, eppure il PD lo ha sempre votato. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Mi sento in primis, in qualità di Presidente della Commissione Mobilità e Ambiente di questo municipio, di chiarire alcune delle cose che sono state dette anche nei scorsi mesi, proprio visto, insomma, il tono allarmato di colleghi dell'opposizione relativamente alla tematica del verde, che ovviamente voglio ricordare, prima che noi avviassimo appunto questo decentramento del verde, che di fatto è già in essere nel nostro municipio, quindi oramai è realtà, era ovviamente semplicemente dipartimentale, e ovviamente per la maggior parte dei fondi lo è ancora, da una parte ovviamente fortuna, fino a che non ci attrezzeremo poi per poter meglio gestire le altre esigenze. Quest'anno il bilancio del Dipartimento Ambiente ha un importo pari a 56 milioni di euro ed un piano di investimenti triennale che interessa vari parchi di alcuni municipi, tra i quali c'è anche il nostro parco della Caffarella. Mi viene poi in mente che fuori ovviamente dai confini del nostro municipio siano stati destinati, se non erro, 2,5 milioni di euro per Villa Panfili. Abbiamo poi delle gare che per la prima volta sono gare di natura europea e sono state fatte sotto appunto questa amministrazione, la prima volta che il servizio giardini effettua delle gare europee. Sicuramente è un caso, non dipenderà da questa amministrazione, chissà. La prima volta che si sta avviando nell'ambito di determinate tipologie di servizi, dopo che appunto ci è stato più volte ricordato anche da colleghi dell'opposizione che questo servizio, una volta all'eccellenza, sia stato smantellato negli anni e abbia generato tutta una serie di cose che sono arrivate sino alla magistratura, ma questo ovviamente non è un tema che voglio toccare in questa occasione, ma che ovviamente è, a prescindere dalle vicende, diciamo così, che si possono leggere nelle cronache, sotto gli occhi di tutti. Ulteriore questione, per tornare al bilancio municipale. La nota che lessi lo scorso giovedì, mi pare, in sede di commissione bilancio, e che mi ha portato a richiedere una nuova richiesta aggiuntiva di pari a 70.000 euro, è legata proprio a questa nota che ci è pervenuta in relazione alle aree ludiche decentrate da parte del Dipartimento Ambiente. Come ben ricordava prima la collega, nel 2015, con una deliberazione, la 362 del 2015,
si è avviata, diciamo così, da parte del Dipartimento Ambiente una sorta di appunto di decentramento del verde, che è stato accompagnato praticamente quasi a risorse economiche pari a quasi zero, perché se non erro anche in questo caso, non vorrei ricordare male, ci sono stati destinati, per quanto attiene il nostro verde, circa 4 euro a metro quadro. No, due consiglieri. Non mi ricordo se erano quattro lordi o due poi. Quindi. Che neanche Candigliosa lo farebbe. Lei mi ridice la mia cifra, non mi ricordo se fosse l'ordonnetto, lui, ma ci ascoltiamo a vicenda quando in sede di commissione. Dicevamo, le risorse invece umane che ci sono state trasferite, erano risorse di tipo, diciamo così, amministrativo, non operativo, perché ovviamente, stante la politica e l'ottica dell'epoca, che è quella che ovviamente non può essere mutata, dato che nel frattempo, nonostante le assunzioni che sono state sbloccate dalla nostra amministrazione, non possono essere quelle, insomma, che significativamente cambiano i flussi e le procedure, appunto, di tutto quanto Roma Capitale, delle risorse che servivano per, diciamo così, la verifica degli appalti in corso, quindi delle opere eseguite dai soggetti concessionari. Ad oggi quindi ci troviamo con una nota del 28 novembre che ci ha confermato che, per quanto attiene anche le aree ludiche, quindi il verde attrezzato di quartiere, quelli sotto appunto i 5.000 metri quadrati, avremmo dovuto provvedere. Questa ha generato un'ulteriore richiesta appunto di 70.000 euro, che abbiamo motivato ovviamente con la necessaria valutazione di una manutenzione straordinaria di quelle già insistenti e l'installazione di nuove aree ludiche che riusciremo eventualmente a poter diciamo così creare. Quindi, per chiarire, sulla voce del verde pubblico, quindi sulla voce IVP, nel progetto di bilancio 2018 appaiono risorse per un importo pari a 244.994,02 centesimi, a cui noi abbiamo fatto... che è una sì? Sì, appunto, no. No, smettete il dialogo, per favore. A cui noi abbiamo fatto una richiesta certamente aggiuntiva per ulteriori 100.000 euro per la rimozione delle ceppaglie e delle ripiantumazioni. C'è un accordo quadro in corso, che ovviamente poi eventualmente, insomma, sarà, se volete poi lo vedremo in specifico. Abbiamo fatto poi la richiesta di 15.000 euro per disinfestazioni e derattizzazioni solamente per le aree prese in carico. Quindi noi abbiamo 100.000 euro per rimozione di ceppaglie, ulteriori ai 244.000 euro già destinati o comunque già previsti. 15.000 euro previsti per le disinfestazioni e derattizzazioni solamente per le aree prese in carico. E appunto ulteriori, aspetti, mi sto perdendo, 15.000 euro che però non vanno sulla parte IVP ma sulla parte IDP, perché si tratta di manutenzioni, diciamo gestione del patrimonio immobiliare, per la rimozione di scritte di imbrattature degli uffici municipali, 15.000 euro che appunto vanno a beneficio del decoro dei nostri immobili. La parte che vi dicevo di 70.000 euro non fa parte, ovviamente, trattandosi di manutenzione straordinaria del titolo primo, ma va ovviamente negli investimenti. Quindi, per quanto riguarda il verde pubblico, rispetto ai 244.000 euro già presenti, 294.994 rotti, abbiamo richiesto somme ulteriori per 200.000 euro, non zero. Semplicemente questo, grazie. Altri interventi? Non ci sono, consigliera Trippuri. Grazie Presidente, gentili consiglieri, assessore. Allora, io volevo fare una piccola nota su, per quanto riguarda la parte del commercio. Voi sapete che in questi ultimi tempi, diciamo prima che ci insediassimo noi, ma fino al bilancio dell'anno in corso, il commercio non ha mai avuto dei fondi. I fondi erano sempre pari a zero, quindi in tutti questi anni non si è potuto procedere a opere di manutenzione e via discorrendo.
il bilancio che ci viene proposto, sono stati già destinati 15.137,01, che non sono tantissimi, ma è già un impulso che dà in questo ambito. E in sede di commissione congiunta abbiamo richiesto in più 70.000 euro. C'è da anche da notare che per quanto riguarda gli interventi in danno, lo sgombero e demolizioni, sono già previsti 28.695 per quanto riguarda gli interventi in danno e 150.000 euro per lo sgombero e demolizioni, e noi in aggiunta per l'intervento in danno abbiamo chiesto 30.000 euro e per lo sgombero demolizioni abbiamo chiesto ulteriori 50.000 euro. E quello che mi preme dire è che è vero che comunque nell'ambito del commercio tanto c'è da fare, è veramente tanto, però queste cifre che sono proposte comunque nel bilancio, e sperando che ci vengano accettate le nostre richieste, potrebbe essere comunque già un avvio per cercare comunque di migliorare un po' la situazione. Abbiamo tra l'altro spalmato fra le varie voci un tema che magari non se ne è tanto parlato, come quello del turismo. Sappiamo benissimo quanto l'area del turismo va sviluppata in concerto ovviamente con la cultura, e quindi abbiamo chiesto questi 30.000 euro in aggiunta. Sappiamo benissimo che già alcuni mercati sono rientrati. Abbiamo il discorso dei famosi 4 milioni d'euro per la riqualificazione dei mercati, e sappiamo che il mercato Metronio e Quarto Miglio ci sono rientrati, e quindi ci sarà un avvio, anche se in maniera parziale, comunque per quanto riguarda la sicurezza e l'antincendio. Diciamo che un miglioramento, anche se lieve, e poi nell'ordine, durante la discussione dell'ordine del giorno, approfondirò meglio su alcune questioni che sono state richieste. Grazie. Altri interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, assessore e direttore, buongiorno. Allora, partirei con un excursus molto rapido su quello che è la situazione rispetto ai numeri del bilancio di previsione 2018-2020. Molto rapidamente, il progetto di bilancio di previsione registra nel 2018 entrate correnti per circa 4 miliardi 612 milioni di euro, in calo di circa 27 milioni rispetto al previsionale 2017. Questo perché in realtà sono stati, questo è da imputare sostanzialmente a delle entrate minori rispetto ai trasferimenti statali e regionali, quantificate in circa 8,4 milioni di euro. Rispetto ai municipi, e quindi a quello che ci tocca più da vicino, sui servizi sociali, sulle opere pubbliche e sulle manutenzioni viene confermata l'attenzione ai municipi e vengono finanziate per il 2018 271 milioni di euro di spese correnti, quindi oltre 36 milioni in più di quanto è scritto nel bilancio di previsione del 2017. Per gli investimenti su strade, scuole e altre opere pubbliche si sono invece individuati fondi per 30 milioni di euro. Questo in via generale è quello che è accaduto. Una cosa importante che ci tengo a sottolineare, sempre diciamo nell'ambito generale, quindi a livello comunale, e che il cosiddetto tariffone, cioè quella delibera propedeutica al bilancio che fissa i costi per i servizi pubblici a domanda individuale, non prevede aumenti per le principali tariffe. Ripeto, non prevede aumenti per le principali tariffe.
tra cui asili nido, refezione scolastica, mercati rionali, eccetera. Rispetto al piano triennale 2018-2020 sugli investimenti vengono stanziati circa 557 milioni di euro per le opere pubbliche nell'intero triennio. Molto rapidamente, trasporti e mobilità 255 milioni, manutenzione urbana 190 milioni, ambiente 34 milioni di euro, beni culturali 33 milioni di euro e alla fine, ma non perché ha minore importanza, circa 30 milioni di euro sui municipi. Quindi 2 milioni a municipio per le opere pubbliche e la manutenzione straordinaria di scuole, strade e parchi. Una rivoluzione. Andiamo su quello che ci tocca direttamente, quindi quella che è la nostra situazione municipale. Questo bilancio arriva a compiersi, quindi alla richiesta di approvazione da parte del nostro Consiglio Municipale, non dal nulla, ma da un lavoro di intensa, assidua, costante e ripetuta programmazione che è stata effettuata da questa Giunta Municipale in collaborazione con i consiglieri di maggioranza di questo municipio. E cosa è successo esattamente in questo nuovo bilancio? Una cosa molto difficile, ma è avvenuta. Per esempio, sul titolo primo i servizi sono stati coperti tutti e sul titolo secondo abbiamo i 2 milioni, una cosa mai successa prima. Quindi rispetto a chi diceva prima come in passato sono stati garantiti eccetera, assolutamente no. Vi ricordo che nel bilancio scorso è stata fatta una manovra di assestamento di bilancio perché i servizi sociali di base rischiavano di non essere garantiti fino al 31 dicembre, quindi non è assolutamente vero che veniva garantito tutto. Parliamo del sociale perché è il tema che mi interessa particolarmente, semplicemente perché come presidente rappresento la Commissione Politiche Sociali. Allora, sul sociale abbiamo quest'anno il 78% all'incirca dei fondi disponibili del bilancio municipale. Una situazione pari a circa 21 milioni e 600 mila euro rispetto ai 20 milioni e mezzo circa del 2017, quindi un aumento di oltre un milione di euro su tutti i servizi sociali. Rispetto a quello che riguarda le voci specifiche, quindi quello che noi ci siamo proposti come commissione di portare all'attenzione del Comune, premesso questo 1.100.000 euro circa in più di incremento sul sociale rispetto al 2017, si è intervenuti con 230.000 euro sugli interventi di disagio sociale, sulle disabilità, circa più di un milione di euro sul discorso dei minori, quindi soprattutto la parte A e C, e noi come commissione in particolare vorremmo sottolineare il lavoro che è stato fatto non semplicemente di elargizione di fondi e scelta di fondi su tutte le categorie a pioggia, assolutamente il contrario. Un esempio è la delibera 154 sui progetti, sì, sui progetti, perché fino a ieri i fondi venivano assegnati spesso senza alcun progetto all'interno e alla singola persona e molte volte anche a più persone all'interno dello stesso nucleo familiare. E ricorderei che c'è un esposto alla Procura della Repubblica da parte dell'assessore al sociale, credo anche controfirmata dalla presidente del municipio e dal vicepresidente, rispetto a quelli che erano proprio le erogazioni dei fondi sulla delibera 154. Parliamo di circa 250.000 euro utilizzati così, come dire, in maniera poco chiara. Quindi la Procura sta facendo un approfondimento su questo. Ribadisco il discorso perché forse non capiamo quant'è importante in un municipio come il nostro, che conta più di 300.000 abitanti e corrisponde quindi a un'estensione e a un valore che può essere come quello della città di Bologna, l'abbattimento del 55% delle liste d'attesa SAISA, con il recupero di una somma pari quasi a 400.000 euro, che per un bilancio municipale, diciamo, non sono proprio soldini.
Rispetto ad altre cose, vorrei dire una cosa. Proprio rispetto a questo, parliamo di numeri, come si traduce questo risparmio? È solo un risparmio economico o è un ritorno sui servizi ai cittadini? La seconda, perché in questo modo, in un solo anno, siamo riusciti a prendere 81 utenti in carico rispetto ai 148 che stavano in lista d'attesa, alcuni addirittura dal 2015, cioè una cosa impressionante. Questo si chiama progettare e lavorare bene, non risparmiare. Vorrei aggiungere rispetto a un altro punto, quindi tornando nel dettaglio del bilancio, nel bilancio municipale. Quindi sono stati richiesti circa 230.000 euro in più sugli interventi per le categorie di disagio sociale, come dicevamo prima circa 1.100.000 euro rispetto agli interventi per minori. Questo rispetto al progetto che è stato fatto attraverso l'assessorato del bilancio in collaborazione con tutti gli assessorati municipali e naturalmente con gli uffici del bilancio. Noi come commissione in particolare abbiamo richiesto un aumento dei trasferimenti ai sostegni di famiglie per quanto riguarda l'assistenza indiretta, perché all'interno del nostro programma municipale, che non sono solo chiacchiere o scritte che rimangono lì e finiscono lì, ma vogliono tradursi poi in qualcosa di concreto, noi abbiamo richiesto un aumento di 300.000 euro sui trasferimenti a sostegni delle famiglie indirette, cioè dare la possibilità alla persona di avere accanto a sé una persona che l'assista nella sua malattia, che magari può essere un familiare, una persona di sua conoscenza di cui ha maggiore fiducia rispetto a un operatore assolutamente perfetto, diciamo nella sua professionalità, ma è molto umano per il tipo di attività che viene svolta, ma che magari in alcune occasioni non riesce a creare quel rapporto necessario alla persona stessa. In passato, dicevamo, nel previsionale dell'anno non riuscivamo a coprire il servizio fino alla fine. Su questa voce, quindi disagio sociale, anche disabilità minori e adulti, abbiamo richiesto 200.000 euro per i progetti sociali. Ritorniamo a quello che dicevo prima, non distribuire dei soldi così a pioggia, ma fare degli interventi sulle persone, dare anche agli uffici, all'assessorato, alla nostra commissione e agli uffici che si occupano della parte sociale, anche di progettare sulle persone attraverso un investimento che non sia fine al puro assistenzialismo come abbiamo visto fino ad oggi, perché avere più soldi sul sociale ed occuparsi esclusivamente dell'assistenzialismo e parcheggiare la persona da una parte non serve assolutamente a nulla. L'assistenzialismo deve essere necessario a far uscire fuori, laddove possibile, a farla uscire la persona dai servizi sociali, non deve essere dipendente dai servizi sociali a vita. Questo è il modo di vedere le cose del Movimento 5 Stelle. Mi avvio verso la conclusione rispetto ai minori. Allora, per quanto riguarda le rette per i minori in affido, il nostro assessore alle politiche sociali ha già comunicato in passato che si sta sviluppando una progettualità con gli uffici per gli affidamenti intrafamiliari. Quindi diciamo anche lì vogliamo che ci sia per i bambini anche un'opportunità per i bambini meno sfortunati di vivere in un contesto che sia il più possibile sentito come familiare. Quindi attraverso l'affidamento all'interno di famiglie, diciamo in relazione di parentela con la famiglia d'origine o in altre famiglie. E per quanto riguarda il SISMIF è raddoppiato anche lì l'importo. Sui progetti sociali abbiamo richiesto 195.000 euro, anche su quello, sui minori, vogliamo intervenire, come diceva per esempio l'assessore prima sul progetto Gate 7, no? Quindi dare la possibilità a delle donne che sono in difficoltà, che hanno avuto dei problemi, di diventare autonome, non dipendenti dai servizi sociali, con tutta l'assistenza che necessita, psicologica, assistenziale, ma devono diventare autonomi, vivere una vita normale e far vivere ai loro figli una vita normale. Questo è il nostro progetto. Concludo con gli interventi per gli anziani.
dove dicevamo nei trasferimenti a sostegno delle famiglie è stato fatto anche lì un abbattimento del 50% delle liste. Anche qui sui progetti sociali richiediamo 165.000 euro, e il motivo è semplice ed è sempre lo stesso: vogliamo che si costruiscano le persone, non assegnarli a servizi vita naturale durata, ma dare la possibilità di diventare indipendenti. Questo è quello che volevo rappresentarvi. Probabilmente sarà sfuggito qualcosa. 2 minuti oltre. Sì, quindi concludo ringraziando gli uffici, ringraziando l'assessore al bilancio e nel mio caso l'assessore alle politiche sociali, i rappresentanti della commissione politiche sociali di maggioranza sono stati propositivi in questo senso. Siamo sempre aperti anche con le opposizioni ad accogliere tutte quelle che sono delle istanze e della voglia di lavorare insieme in maniera collaborativa. Grazie. Ci sono altri interventi? No.